benvenuti. Si apre a via i lavori della 68ª assemblea della FIPE. Non c'è bisogno di ricordare ovviamente che cos'è, 32 a tutti quanti, siamo ospiti in questa meravigliosa sala e io prima di presentarvi gli ospiti, lo faremo dopo successivamente in un dibattito, una tavola rotonda, affronteremo molte questioni, quindi insomma vi invito naturalmente a prestare altrettanta attenzione, adesso non ci siamo. E io cedo subito la parola però al padrone in casa, al presidente Stoppani. Padrone in casa è un po' un eccessivo, insomma, perché lo spunto che mi dà mi consente innanzitutto di esprimere ringraziamenti ai veri padroni in casa, che sono gli amici di Venezia e del Veneto, che ci stanno ospitando, in particolare a Emilio Tazzo ed Ernesto Pagin, che qui abbiamo scaricato da quelli che sono anche non facili problemi organizzativi che ci hanno grandemente risolto. Per cui, con i complimenti per Venezia, che è una città affascinante e singola delle belle del nostro paese, serve anche per ringraziare anche voi per la vostra presenza. Tra le premesse ci sta anche inizialmente un ricordo e la riconferma di sentimenti di cordoglio e di vicinanza invece per gli amici della Sardegna. È il disastro ambientale che l'ha riguardata ha portato morti, danni e altre preoccupazioni. Situazione già difficile. Ieri il presidente De Ida ci ha detto che la Sardegna si è accorta di come sia amata e riconosciuta dal resto del paese. Questo sentimento nasce dal valore di un popolo costretto nel tempo a cercare lavoro nel mondo e in questo emigrare ha seminato sentimenti di rapporti umani e qualità nel lavoro. Avremo una breve testimonianza al riguardo da una nostra imprenditrice, la Gabina Bacco, coinvolta e danneggiata dal tempo. Nel riconfermare vicinanza e solidarietà ci siamo con Pipe, come ha già fatto per l'Abruzzo e Emilia Romagna, è pronta a dare un aiuto tangibile anche alla Sardegna. Infine un ringraziamento ai cortesi autorevoli ospiti che ci onorano la loro presenza. Le scadenze parlamentari hanno imposto un rimpasto sui partecipanti, ma rimane l'obiettivo comune del tema e della tavola rotonda che poi verrà sviluppata, che avrà come argomento principale il lavoro e la produttività nel nostro settore. Esauriti i preambili, le premesse, vengo alla mia relazione. Le assemblee delle associazioni dovrebbero essere l'occasione di una festa nella quale gli associati che ricevono il rendiconto del lavoro sviluppato lo giudicano e offrono eventualmente il proprio contributo in un clima però disteso e sereno, favorito dalla socializzazione delle proprie esperienze e dalla consapevolezza che le migliori garanzie partono sempre e soprattutto da casa. È l'imprenditore, cioè con la sua famiglia, che determina le sorti dell'azienda, per le quali l'associazione offre un supporto sindacale sugli aspetti essenziali. Abbiamo quindi spesso frequentato assemblee in periodi in quali le imprese associate andavano bene e semplificavano l'impegno sindacale. E il clima di feste e di convivialità che si percepiva era spontaneo e naturale. Non è preistoria questa, ma la premessa serve per anticipare invece il disagio e la sofferenza con la quale il presidente di categoria è chiamato da alcuni anni a sviluppare una relazione nella quale purtroppo c'è poco o nulla da festeggiare e le difficoltà con le preoccupazioni degli associati si percepiscono dagli sguardi e dagli atteggiamenti. Le ultime relazioni infatti mostrano situazioni o scenari di grande difficoltà che vanno affrontati non per appesantire la sofferenza, ma per informare, offrire onestamente la sintesi del lavoro che abbiamo fatto, con l'obiettivo di far comprendere che le aziende non sono abbandonate, ma sono seguite, ascoltate, difese e sostenute di tanti aspetti gestionali di competenza sindacale e associativi. Visti i risultati e gli effetti di una crisi per le aziende, questo lavoro non sempre è facilmente percepibile e questo è atteggiamento anche comprensibile, che non incide però su responsabilità e mancanze che, se esistono, vanno rimosse. A riguardo, la prossima scadenza elettorale della Federazione offre un'opportunità che personalmente affronto sereno, ma che comunque invito a gestire con i veri valori dell'impegno sindacale che caratterizzano oggi questa associazione. Riprendo però il tema del contesto congiunturale, che mi ha imposto una premessa orientata al pessimismo per informare sullo stato di salute del nostro settore.
Sull'argomento esiste già ampia stampa, per cui mi limito alla presentazione di alcuni dati quantitativi per inquadrare le difficoltà del momento. La grande crisi, a dispetto di avventate dichiarazioni sui ristoranti pieni, ha ridotto i consumi fuori casa nel 2012 dell'1,9%, che significa una contrazione di 1,2 miliardi di euro, e il dato del 2013 purtroppo conferma il persistere della tendenza negativa. Nel 2012 il saldo tra nuove aperture di pubblici esercizi, 16.333, e chiusure, 25.678, segna un saldo negativo di 9.345 imprese, e dall'inizio dell'anno il saldo tra le imprese avviate e cessate ammonta a meno 6.219 unità. Nel 2012 il sentiment nel settore, il dato che descrive il clima di fiducia dei pubblici esercizi, è ritornato sui livelli più bassi dal 2008. Dati inequivocabili ed espliciti, che se confrontati con i dati economici aggregati del Paese, PIL, meno 1,8%, spesa delle famiglie, meno 2,4%, tassi di disoccupazione, 12,1%, di cui oltre il 40% quella giovanile, 500.000 casse integrate a zerone, e questa è una fonte della CGIL, debito pubblico, 2.068 miliardi di euro, disegnano uno scenario apocalittico, con prospettive 2014 ancora sconfortanti, PIL ancora discesa dello 0,7%. All'interno di questa situazione abbiamo affrontato, agli inizi del 2013, le trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro del turismo, scaduto il 30 aprile del 2013 e disdettatoci dalle organizzazioni sindacali nell'ottobre del 2012. Affronto il tema del contratto di categoria con alcune premesse che devono servire a comprendere l'approccio responsabile al confronto sindacale, atteggiamento però non ancora perfettamente realizzato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del nostro settore. Innanzitutto, come ho detto, il settore ha perso aziende, fatturati, produttività e soprattutto marginalità. I conti economici sono sofferenti, spesso orientati sul grosso ardente, e il dato sulle chiusure ne è la più immediata testimonianza. Nonostante la diminuzione dei consumi, l'occupazione ha tenuto, segno di grande responsabilità delle imprese e della primaria importanza assegnata alla componente servizio delle nostre attività, che impone il mantenimento di un livello del servizio adeguato, non ridimensionato, cioè in proporzione al calo del fatturato registrato, e il rischio di dequalificazione che ha suggerito la scelta di non abbassare il livello del servizio, componente essenziale dell'offerta, garantendo occupazione e ovviamente retribuzione, spesso al limite della sostenibilità economica. Infine, i lavoratori per le nostre imprese non sono numeri o controparti da maltrattare, ma persone a cui dobbiamo rispetto, consapevoli dell'importanza del loro contributo, del loro ruolo e anche dei loro meriti. I lavoratori nelle nostre aziende sono spesso familiari e giunti, legati da rapporti di lavoro, a cui aggiungiamo però affezione e buoni sentimenti, e siamo i primi ad essere dispiaciuti per decisioni che li possono mettere in difficoltà. Nelle famiglie però, nei momenti di difficoltà, i sacrifici si condividono e si spartiscono nell'interesse del bene comune, nella fattispecie dell'azienda. Con questi riferimenti abbiamo provato ad avviare le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, constatando anche l'impossibilità di trovare una linea comune anche con le altre parti datoriali e con noi firmatari del contratto del turismo. Non pretendiamo di imporre posizioni alle altre federazioni, a cui riconosciamo il giusto diritto di scegliere autonomamente le proprie politiche, anche se riteniamo che i problemi e le aspettative su produttività ed efficienza organizzativa fossero comuni con le imprese rappresentate dalle consorelle. Comunque, verificata la loro diversa volontà su modalità, tempi e priorità, abbiamo scelto, prima, di proporre alle organizzazioni sindacali di continuare anche con noi la valutazione delle proposte sulle quali riteniamo necessarie alcune migliorie, e dopo, riscontrato il sostanziale rifiuto a solo considerare le nostre proposte, abbiamo presentato formale disdetta o recesso del contratto nazionale del turismo, nel frattempo o tacitamente rinnovato fino al 30 aprile 2014, oppure in vigore per il principio dell'ultrattività. Il settore soffre di scarsa produttività da tempo, situazione che si ripercuote negativamente sulla marginalità delle gestioni, e non esiste innovazione che dia immediati riscontri economici. In presenza di ricavi di diminuzione,
l'incidenza di costi fissi per anni in crescita distrugge il conto economico. Tra questi, il costo del personale ha incidenza rilevante, che si può contenere o con dolorosi licenziamenti o con la riduzione dell'organico, oppure intervenendo su alcuni istituti che producono retribuzione anche in assenza di lavoro. Qui sta il nodo. Ci sono settori che si sono profondamente ristrutturati, vedi il settore bancario, eliminando un numero rilevante di posti di lavoro, recuperando produttività e capacità di creare valore, e ci sono altri, come il nostro, che non riescono a ristrutturare, a tagliare posti di lavoro, perché penalizzerebbero la qualità del servizio e per questo perdono marginalità e competitività. Con queste considerazioni abbiamo provato a proporre alle organizzazioni sindacali qualche ragionamento su Monteoreo e straordinari, su permessi distribuiti, sugli scatti di anzianità, sulla gestione delle malattie, sulla 14ª mensilità, che non vogliamo eliminare, ma che vorremmo riformulare all'interno della retribuzione annuale, e altri istituti, trovando rifiuto pregiudiziale, nessuna controproposta e la proclamazione di scioperi. I momenti di crisi si affrontano con accordi di crisi, finalizzati principalmente a tutelare l'occupazione e quindi anche le esperienze professionali, patrimonio del settore, cercando di intervenire su istituti appesantiti da generose concessioni erogate negli anni di crescita del settore. Gli accordi di crisi non possono essere impostati con interventi parziali, non strutturali e limitati nel tempo come vorrebbero le organizzazioni sindacali. Chiaramente le organizzazioni sindacali hanno un ruolo e anche delle responsabilità diverse, a volte anche contrasposte rispetto alle nostre, ma anche accettando questo principio tutte le parti sociali navigano nello stesso mare in burrasca che impone una rotta che non porti al naufragio delle aziende, perché senza imprese non c'è lavoro e benessere anche per le famiglie dei nostri dipendenti. Si tratta cioè di scegliere oggi se la priorità sia il lavoro o qualcos'altro. È solo il nostro punto di vista, ovviamente, ma la gravità del momento deve imporre responsabilità e tempestive azioni di emergenza, senza tatticismi. Alcune aziende del nostro settore, tanto per commentare ulteriormente il momento, hanno subito gli effetti della spending review, con l'arbitrario dello Stato di ridurre i corrispettivi su appalti della ristorazione pubblica del 5% con due operazioni di un 5% una volta e di un altro 5% una seconda volta, senza possibilità di ridiscutere le altre condizioni contrattuali, oppure subiscono vergognosi ritardi da parte della pubblica amministrazione nel pagamento dei loro crediti, aggiungendo altri problemi di natura economico-finanziaria. Altre aziende che operano in regimi di concessione si vedono costantemente rivisti in aumento i canoni di esercizio, con traffico in forte diminuzione per effetto della crisi e subendo la concorrenza delle aree di servizio che, con il sottopensilina, svolgono attività di somministrazione a condizioni diverse e migliori. Monitorando i bilanci 2011-2012 di 16 delle maggiori imprese della ristorazione collettiva che rappresentiamo, emerge una forte diminuzione del fatturato, meno 2,7%, il crollo degli utili, dove la metà delle aziende presenta bilanci in perdita, con 1000 posti di lavoro in meno, fenomeni assolutamente inediti nella storia di questa azienda, che per fortuna e solo per alcune di loro vengono compensati con le performance raggiunte dalle filiali estere. E questi sono dati che abbiamo preso dall'ultima edizione di Ristorando 2013. Altre aziende ancora subiscono gli effetti di un abusivismo imperante all'interno di un mercato senza regole, dove a tutti è concesso di fare tutto, per esempio circoli privati, sacri, feste di partito, falsi e di turismo, artigiani, eccetera, attività che portano danno all'erario, concorrenza sleale al settore, rischi per il consumatore, anche in termini di sicurezza igienico-sanitaria. Tutte le aziende, piccole e grandi, infine, hanno generali difficoltà e si confrontano con un consumatore impoverito da politiche economiche aggressive sul lato fiscale, interrogandosi sul tempo ancora disponibile per resistere ad una congiuntura così sfavorevole, con davanti cioè l'incognita, o meglio, lo spettro del proprio futuro. In questa situazione le organizzazioni sindacali non dimostrano volontà a condividere problemi e a ricercare soluzioni, disimpegnandosi e scaricando sulla federazione la responsabilità o irresponsabilità di un segnale certamente forte, come quello della disdetta o recesso, senza tentare di capire la disperazione che l'ha imposto. Cosa dovevamo fare? Subire una trattativa con i soliti rituali,
senza nessuna possibilità di incidere sugli elementi di produttività che le aziende reclamano, o accontentarsi di movimenti parziali, non strutturali e temporanei, oppure provare a dare un segnale che c'è in costante vera sofferenza, ma che riteniamo necessario per tentare di avviare relazioni sindacali moderne, attente cioè a rilanciare un settore pieno di valori, che ha bisogno anche di contratti di lavoro più rispondenti alle esigenze di un mondo che cambia. Abbiamo esempi da evitare, che arrivano da paesi come la Spagna, dove i lavoratori del settore hanno accettato sacrifici importanti, che la stanno rilanciando, partendo dal turismo, di cui siamo una componente essenziale, dove il diritto al lavoro è coltivato, non consolidando privilegi degli occupati, ma con una visione illuminata, capace di guardare indietro a quelli cioè che il lavoro non ce l'hanno, favorendo elementi di crescita delle economie, tagliando inefficienze, anche con la prospettiva e l'ambizione di premiare e dare di più ai dipendenti, soprattutto la grande maggioranza di loro che lavorano seriamente e diligentemente. Con questo spirito affronteremo la crisi sul fronte delle relazioni sindacali, decisi e determinati sulle nostre posizioni, senza arroganza o comportamenti irrispettosi verso le responsabilità delle controparti sindacali, attrezzandoci sinteticamente con l'ausilio di primari e di lavoristi, con la speranza di riprendere, presto, un dialogo concentrato sulla soluzione dei veri problemi del settore. Dovrei concludere qui il mio intervento per stare al tema con il quale abbiamo voluto qualificare l'incontro di questa mattina, ma non potevo far mancare in un'occasione come questa alcune altre riflessioni su questioni urgenti che stanno a cuore della categoria. Sarà cura del moderatore poi ricondurre il confronto sul tema principale della giornata al quale ho dedicato l'apertura della mia relazione. Ho parlato prima di valori del settore, tra cui in prima fila rimane il cibo e i suoi dintorni, giacimento sul quale ultimamente si registra una nuova grande e positiva attenzione. Sarà per Expo che gli ha dedicato il tema della rassegna con una titolazione Non dire il pianeta, energia per la vita, piena di significati, non solo di business, ma anche sociali, collegati cioè alle problematiche della ecosostenibilità delle produzioni, alla ecodistribuzione delle risorse, alle devianze su sprechi, fame, denutrizione, eccessi alimentari, inquinamento, malattie, eccetera. Sulla manifestazione FIFA è attenta e coinvolta, grazie anche alla responsabilità di coordinamento delle categorie interessate che il Commercio Milano ha potuto affidarmi sul tema. L'attenzione però non è riferita solo agli aspetti di gestione degli interessi economici sottostanti. Sui temi cioè della ricettività ed accoglienza agli oltre 24 milioni di visitatori attesi, ma anche per offrire qualificato contributo agli approfondimenti che si svilupperanno. Expo è una grande sfida non solo per Milano, ma per tutta l'Italia, e come tutte le sfide presenta criticità e difficoltà, ma anche grandi opportunità di rilancio del Paese, anche sul fronte della credibilità internazionale, oltre che occasione di valorizzare le tante eccellenze museali, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche che, nonostante tutto, ancora premiano il nostro Paese. Oltre che grazie ad Expo, l'attenzione verso l'enogastronomia cresce anche per la nuova forte attenzione che i media, in particolare la TV, gli riservano, anche in modo talvolta eccessivo. I tanti riflettori accesi informano sullo stato del settore, educano il consumatore verso corretti stili alimentari e li accompagnano verso nuove esperienze enogastronomiche. Mantengono alta l'immagine di una categoria, quella dei bravi professionisti del settore, sui quali si sta consolidando l'attività di tutela, valorizzazione e promozione del Food in Italy. C'è certamente molta spettacolarizzazione, ma è evidente l'interesse che trascina un movimento anche editoriale di pubblicità indotta che crea lavoro e benessere. È motivo di orgoglio poi per chi ha la responsabilità di rappresentare il settore vedere la capacità di cuochi e affini di tenere la scena con autorevolezza, personalità, competenza e dialettica, superando la timidezza e l'approssimazione di linguaggio del passato, segnale confortante di un avanzamento della professione nella graduatoria della classifica sociale, segnale di modernità e anche di democrazia che dovrebbe fertilizzare anche un diverso, più motivato avvicinamento alle nostre professioni da parte dei giovani. Inoltre, da qualche tempo alcuni attenti osservatori danno la giusta importanza al dinamismo che caratterizza alcuni paesi nel richiedere all'UNESCO il riconoscimento delle loro eccellenze, tra cui la cucina. L'Italia ha ottenuto con altri paesi il riconoscimento per la dieta mediterranea e sul tema si sta registrando un forte interesse dei paesi asiatici,
dato che qualcuno ha titolato la via della seta porta in cucina, commentando la richiesta del Giappone di inserire la sua cucina tra il patrimonio mondiale dell'umanità, imitato dalla Corea con il kimchi, storia del prima del paese con piatto vegetariano a base di cavolfiore fermentato. Il cibo ha tante declinazioni. Ci sono innanzitutto gli interessi di natura economica che noi rappresentiamo, motore di tutta l'economia, ci sono gli interni di fatturati, di profitti, di occupazione. Ci sono poi gli aspetti nutrizionali e quelli sociali che ho già citato, ma da qualche tempo il cibo e la cucina è considerato anche strumento di soft power, che descrive cioè la capacità e l'abilità di un potere politico, cioè di un paese, di convincere, attrarre, usando risorse intangibili, quali la cultura e i valori, per migliorare la propria immagine internazionale o rafforzare il proprio potere in contrapposizione con l'acqua power che identifica la disponibilità di nuovi e costosi sistemi d'arma militari. Il fenomeno è valutato anche come reazione di contrasto alla diffusione planetaria della cultura gastronomica americana portata egregiamente nel mondo da McDonald's, Starbucks, Pizza Hut e tante altre grandi aziende americane che ricercano legittimamente business ma che esportano stili di vita e comportamenti alimentari apprezzati soprattutto nella fascia giovanile della clientela, quella più importante, che rafforzano il brand americano e trascinano commercialmente tutti i prodotti americani. La cucina diventa cioè un fenomeno di rafforzamento del national branding, come le università, le infrastrutture, i musei, i Nobel, diventando motivo di attrattività e competitività di tutto il sistema paese e quindi straordinario strumento di marketing e di comunicazione. L'Italia in questa direzione sconta ritardi, in questo c'è una cronicità in tutto, insomma, abbiamo anche delle colpe, basti pensare all'autolesionismo per certi scandali, mozzarella bruno, prodotti di diossina, tanto per citare gli ultimi, ma ancora tanti valori e qualità che devono infondere fiducia, ottimismo e soprattutto buona strategia per sfruttare le tante opportunità. Il presidente americano Barack Obama recentemente ha elogiato la nostra cucina, definendola la migliore del mondo, suscitando invidie, oltre che dei effettivi inviti a riprovarla da premier Letta sottoscritto, ma il ragionamento deve essere utile per comprendere che l'Italia deve abbandonare i maltrattamenti anche normativi che riserva al mondo che noi rappresentiamo. I pubblici esercizi cioè devono essere la migliore vetrina delle nostre eccellenze, rafforzando l'immagine dell'Italia Style dato sulla qualità, l'eleganza, la professionalità del servizio e l'accoglienza. Vanno cioè abbandonate le iniziative che spingono il cibo verso una pericolosa deriva, maltrattato sugli aspetti normativi, orientati verso un liberismo distorto, che dando a tutti la possibilità di fare tutto, snatura e dequalifica l'offerta, crea problemi sul fronte igienico-sanitario, stressa l'aspetto concorrenziale, che non premia qualità e professionalità, deprime e svalorizza le professioni, elemento essenziale del sistema di accoglienza del nostro paese. Questo orientamento liberista dello Stato che si manifesta però mai uniformemente, viste le considerazioni e i prelievi che alcune categorie di classi ancora mantengono, notai e ordini professionali in genere, per esempio, sta provocando danni alle città, quando lo sviluppo dei pubblici esercizi è gestito senza la preventiva valutazione del loro impatto ambientale e la loro sostenibilità sociale, facendo venire meno una giusta politica di gestione del territorio e anche la errata valutazione dei fenomeni di aggregazione sociale che queste politiche provocano. La ricerca che abbiamo commissionato recentemente al Censis e che abbiamo presentato in alcune città italiane ha radiografato perfettamente il fenomeno della movida, declinandone anche gli effetti sociali e urbanistici. Il primo è che ci troviamo da una parte centri storici disertificati e degradati, scarsamente abitati anche per le migrazioni imposte dal caro affitti, penalizzate da divieti, aree a traffico limitato, pedonali, senza parcheggi, e dall'altra zone semicentrali periferiche già densamente abitate, invase dal popolo della movida che frequenta i locali, sputati ovunque, stravolgendo la quiete di interi quartieri. Il secondo dato di fatto è la cronica difficoltà a combinare gli interessi degli esercenti con i diritti al riposo, all'ordine e alla sicurezza dei residenti. I pubblici esercizi sono aziende che investono e operano un sistema assolutamente competitivo, che danno lavoro, producono, offrono servizi, pagano le tasse, nonostante le maldicenze, che vanno accompagnati a fare meglio il loro mestiere, in
imponendo magari anche nuove regole sull'impatto acustico, nella gestione degli spazi esterni, sulla responsabilità dei temi dell'altro, sulla stessa educazione e formazione del cliente, senza però fondamentalismi o pregiudizi. Sono imprese che hanno il diritto di lavorare con certezze e il valore anche sociale del loro mestiere non ha bisogno di essere ricordato. Il nostro è un paese che ha lasciato distruggere un territorio, vedi le aree dismesse o i danni ambientali disseminati ovunque, è eredità di una dissennata politica industriale che non può perdersi in contrasti su un fenomeno e su un tema portatore soprattutto di positività, anche dal punto di vista turistico. È confortante vedere piazze, strade, quartieri, locali pieni di gente che si frequenta, che si parla, che si confronta, fertilizzando i valori dello stare insieme, presupposto per una società migliore. Cosa sarebbero i Navigli e Brera a Milano dove vivo, oppure Trastevere e Campo dei Fiori a Roma dove abbiamo la sede della Federazione, oppure ancora Rialto e Campo Santa Margherita a Venezia che oggi ci ospita senza locali e soprattutto senza i loro frequentatori? La movida, cioè con le sue derivazioni, va considerato un fenomeno sociale positivo e importante, da curare certamente nelle devianze e negli eccessi, riscontrando cioè anche le esigenze dei residenti, con l'avvertenza che però la soluzione non sta nella chiusura dei locali, con l'elaborazione di ordinanze e fantasie da parte delle amministrazioni comunali. Il tema della movida poi riporta all'intrattenimento serale e notturno ed è funzionale per porre anche una riflessione circa le strutture generate dal turno delle leggi di pubblica sicurezza che chiude o ferma attività dell'impresa per motivi di ordine pubblico, anche lontani dalle oggettive e sottolineo oggettive responsabilità dell'esercente, oppure impedisce allo stesso esercente di selezionare la clientela secondo sue logiche commerciali o poi prevenire disordini all'interno dei locali. Sono provvedimenti che avevano una loro logica in un mondo che non è più l'attuale. Infatti la tecnologia oggi consente di prevenire, conoscere, controllare, presidiare e anche castigare qualsiasi situazione, senza bisogno di limitare anche negli orari di aperture attività che danno lavoro ed occupazione. Tanta severità inoltre sempre più frequentemente contraddetta dall'abusivismo che caratterizza anche il settore dell'intrattenimento, dove la qualità, il rispetto delle regole, la sicurezza, i controlli e la responsabilità che valorizzano l'attività della maggioranza degli esercenti è vanificata da assembramenti illegali, sempre più frequenti come i reparti, organizzati via rete dove non esistono autorizzazioni, non esistono norme igienico-sanitarie o di sicurezza e non si pagano diritti d'autore. L'abusivismo nei nostri settori non è folklore, reclamizzato cioè strumentalmente per avere audience o rafforzare rendite di posizione. È un fenomeno sociale vero, grave e spesso sottovalutato, che vale circa 17 miliardi di euro, di cui 5 solo nel nostro settore, che ha suggerito a Confcommercio di organizzare una giornata di approfondimento lo scorso 11 novembre, affinché venga contrastato efficacemente per sviluppare corretta concorrenza secondo il principio stesso mercato, stesse regole e recuperare basi imponibili da destinare al rilancio del nostro paese. A proposito di regole, un passaggio sugli agriturismi, materia sulla quale la potestà legislativa delle regioni, dove dobbiamo purtroppo rilevare come la politica della terra che ci ospita, il Veneto, abbia intrapreso un'iniziativa per togliere i già pochi vincoli presenti nella legislazione, giungendo a proporre la istituzione del limite massimo dei pazzi somministrabili, notoriamente di difficile controllo e di facile erosione, con la conseguente penalizzazione degli esercizi della ristorazione e di quei pochi agriturismi che rispettano il vincolo della prevalenza dell'attività agricola su quella della ristorazione e della ricettività. Siamo quindi solidali con i colleghi della FIBE di Veneto che stanno combattendo in sede regionale una difficile e impegnativa battaglia per difendere la vera ristorazione. Che significato ha trasformare un'attività nata a sostegno del reddito agrario in un'attività del tutto analoga a quella svolta dalle nostre aziende senza più alcuna limitazione o vincoli, rimanendo però fortemente legati ai vantaggi derivanti da una serie di norme di natura fiscale, tributaria e amministrativa che consentono alle attività agricole di operare nel medesimo mercato con ingiustificati e importanti benefici ed agevolazioni previste da regole diverse da quelle che devono essere da noi rispettate? Che significato ha che vale ancora che turismi mantenere regole differenziate, seminando ingiustizie e scaricando su altri nuove adempimenti o incognite?
E a proposito di incognite, considero un'altra grave incognita, o meglio una calamità, la bozza del disegno di legge collegato alla legge di stabilità, all'articolo 11, che consentirebbe, nell'ambito dei contratti di locazione con canone annuo superiore inizialmente a 60.000, ora ridotto a 40.000 euro, oppure a 250.000 per gli alberghi, di disciplinare pattiziamente i termini e le condizioni del rapporto, introducendo in sostanza i patti in deroga per la stragrande maggioranza delle locazioni commerciali. In questo caso si perderebbero il diritto di prelazione, l'indennità per la perdita di avviamento commerciale, il rinnovo automatico alla prima scadenza e l'attuale durata, che è 6 più 6 per l'abitazione delle attività commerciali e 9 più 9 per gli alberghi. Siamo ovviamente sul pezzo, grazie anche a Confcommercio che mi ha delegato sul tema, ma questa ipotesi di abrogazione delle garanzie previste dalla legge 392 del 78 sugli affitti, sostenuta dagli ambienti vicini al mondo immobiliare, deve essere respinta senza nessuna mediazione, perché porterebbe alla chiusura di tante altre imprese commerciali e non darebbe certezze ed adeguato spazio per l'ammortamento delle migliorie che si impongono nella gestione delle nostre attività. A proposito di fisco, mi rendo conto che la critica è facile, ma è purtroppo dovuta, non solo perché il ruolo di rappresentante di categoria lo impone, ma anche per offrire un contributo di attenzione ad una situazione insostenibile. Si è consapevoli dei vincoli di bilancio che pesano sull'Italia e di conseguenza sugli enti locali, aggravati da direttive comunitarie orientate al rigore, spengono ogni barlume di ripresa, ma nell'anno si è subito di tutto, oltre all'attesa mancata semplificazione degli adempimenti. Il Premier Letta ha recentemente dichiarato che di troppi tagli e rigore si muore e, contemporaneamente, porta avanti con il suo governo una politica economica caratterizzata da sistematici inasprimenti fiscali. Il Presidente Sangalli richiede da tempo e, tra l'altro, a nome di tutti i settori rappresentati con commercio come il nostro, la riforma del fisco per rilanciare i consumi e i suoi meritevoli appelli. E gli altri autorevoli rappresentanti della società civile sono riscontrati con provvedimenti opposti rispetto alle aspettative delle imprese e delle famiglie. Nell'anno, tra IVA, IMU, bolli e registri, imposte di registro e altre imposte e tasse, abbiamo raccolto solo inasprimenti e maltrattamenti, che hanno del parossistico se riferiti alla vicenda della tassa, TIA, TARES, TARI, che si voglia. La nuova tassa sui rifiuti si monta sui coefficienti aleatori che generano forti sperequazioni tra utenze domestiche e non domestiche e tra quest'ultime tra le diverse attività economiche. Varie risalenti in quanto reputate attività ad elevata produttività dei rifiuti si vedono applicati maggiori coefficienti che hanno portato ad aumenti straordinari nell'ordine anche del 400% inaccettabile. La simulazione effettuata dalla PIME porta ad un risultato che vede i pubblici esercizi pagare anche per i rifiuti che non producono, con un costo aggiuntivo per il settore stimato in oltre 150 milioni di euro, che impone rettifiche al sistema di tariffazione. In questo contesto si accendono spesso le fantasie su come trovare nuove risorse e mai su come intervenire sulla spesa pubblica, riducendo sprechi e spese improduttive che offendono il contribuente. Tra le fantasie è recentemente uscita l'ipotesi della vendita delle spiagge che interessa i nostri stabilimenti balneari, che da anni seguono con comprensibile ansia e angoscia l'evoluzione della normativa che le riguarda. Nessuno contesta la necessità di riformare le concessioni con l'adeguamento dei canoni demaniali, ma questa operazione va fatta ascoltando e difendendo le 30.000 imprese turistico-ricettive che rendono il settore balneare italiano prodotto unico e vincente in Europa e nel mondo. Molto diverso, ma anche con alcune analogie, il problema dei buoni pasto, che da anni soffre le tensioni del mercato, condizionato soprattutto da sofferenze, almeno per la parte da noi rappresentata. Ribadiamo il problema, in estrema sintesi. In un mercato fatto da quattro attori, tre perdono o guadagnano poco, che sono le aziende emettitrici che incassano importi scontati rispetto al valore nominale dei buoni, i pubblici esercizi convenzionati stressati sul fronte delle commissioni di convenzionamento e utilizzatori che trovano prezzi aumentati o prodotti dequalificati. È un quarto attore che guadagna per tutti, le aziende richiedenti servizio sostitutivo di mensa, da cui lo Stato, che forzano il mercato con gare d'appalto al massimo ribasso. Sull'argomento richiediamo da tempo l'aumento del tetto defiscalizzato di Euro 5,29 di buoni pasto. Il tetto infatti penalizza imprese, lavoratori e anche pubblici esercizi ed è un limite
assolutamente superato dalla dinamica inflazionistica interrotta dalla sua determinazione. Inoltre chiediamo di rivedere la modalità di gestione delle gare d'appalto, con selezione delle offerte con il principio della offerta qualitativamente più vantaggiosa, attenta cioè non solo a considerare l'entità dei ribassi, ma anche gli altri elementi qualitativi dell'offerta. Per esempio, in quella che viene attualmente applicata da Consip è consentito ad alcune delle società che si sono aggiudicate l'ultima gara di pretendere dagli esercenti convenzionati accanto alla commissione anche il pagamento di servizi integrativi di importo multiplo della commissione, la cui adesione è solo nominalmente facoltativa. La Federazione, per tutelare le ragioni degli esercenti, ancora una volta danneggiati dalla volontà di Consip di ottenere risparmi sulla pubblica amministrazione a suo danno, sta facendo predisporre un ricorso all'autorità garante della concorrenza del mercato per le violazioni alla normativa sulla tutela della concorrenza. Le relazioni però non devono essere solo un buon esercizio di critico o di lamentela, accompagnato dalla lista della spesa delle cose necessarie per il settore da presentare all'interlocuzione istituzionale, cosa che ho fatto per dovere, forse anche in misura eccessiva, ma i bisogni erano tanti. Limitarsi a questo esercizio sarebbe però troppo comodo e sarebbe pure corretto, oltre che inconcludente. L'occasione delle assemblee invece deve offrire lo spunto per riconoscere anche errori e stimolare gli associati a migliorare le proprie attività. Tra le migliorie, innanzitutto, la necessità di rivedere l'approccio alla gestione dell'impresa, dove le competenze specifiche primarie, indispensabili, identificano le principali mansioni delle nostre aziende, cuoco, barista, sommelier, cameriere, eccetera, devono essere accompagnate da conoscenze allargate sugli altri temi gestionali. Saper far di conto, conoscere adempimenti fiscali, normativi, amministrativi in genere, non deve costituire una eccezione, ma regole, bagaglio ordinario di qualsiasi bravo imprenditore. Quanti casi di successo o fallimento sono giustificati dal disimpegno anche mentale su argomenti vitali delle aziende, delegati a terzi, magari anche male, senza un minimo di presidio e capacità di verifica circa la loro corretta gestione. Il controllo di gestione, la valutazione del food cost, la determinazione dei prezzi, la rotazione del magazzino, i temi del credito, i rapporti di lavoro, le locazioni, le scadenze fiscali, i documenti di valutazione dei rischi o il sistema di autocontrollo igienico-sanitario sono termini con i quali l'imprenditore, anche piccolo, deve avere familiarità. Una maggiore competenza su questi argomenti infatti offre sensibilità e capacità utili ad interpretare debolezze sul nascere. Spesso gli allarmi sono tardivi, con difficoltà aggiuntive poi a porvi rimedio. Non servono imprenditori bocconiani, ma imprenditori che sappiano gestire le loro cose, anche con il supporto di consulenti esterni, e però saper disegnare ruoli e incarichi ben definiti di supporto tecnico. Queste esigenze hanno in porto anche un nuovo modo di offrire assistenza alle nostre imprese, elaborando strumenti di informazione e informazioni innovativi, come la collana alle bussole che Confcommercio ha notevolmente avviato, le firme prontamente accolto e la giornata manuale di corretta prassi igienico-sanitaria coordinata dal Ministero della Salute. Con la prima pubblicazione della collana dedicata alla ristorazione, ma stiamo lavorando con un'altra sui bar, offriamo uno strumento di gestione e presidio dei problemi sopraindicati, certamente in forma semplificata, ma sufficiente a stimolare riflessioni e approfondimenti agli associati, attenti e capaci di interpretare lo spirito. La Business School del Sole 24 Ore ci ha chiesto una collaborazione per offrire il nostro contributo ad un corso formativo in management della ristorazione, segno di un'esigenza anche da loro percepita e il riconoscimento del nostro ruolo, che prevede anche l'accompagnamento culturale delle categorie. La FIPA inoltre ha recentemente presentato alla presenza del Direttore Generale del Ministero della Salute, Dottor Morrello, il nuovo manuale di corretta prassi operativa per la ristorazione, gastronomia, pasticceria e gelateria che Ministero stesso ha validato in base al regolamento CE 852/2004 sull'igiene degli alimenti. Il manuale intende fornire un aiuto concreto a tutti gli operatori dei settori citati per adeguarsi alla nuova regolamentazione sulla sicurezza alimentare, basata sui programmi prerequisito che consistono in alcune semplici e buone prassi in materia di igiene degli alimenti, riguardanti ad esempio la pulizia dei locali e delle attrezzature, il ricevimento delle merci, la conservazione dei prodotti, la formazione del personale e tanti altri passaggi critici sul tema. In particolare la normativa prevede che l'applicazione corretta di questi programmi prerequisito sia propedeutica e necessaria per la predisposizione e il funzionamento del piano di autocontrollo sanitario aziendale, rendendo più efficace rispetto al passato, prevedendone addirittura la sostituzione nelle realtà imprenditoriali più piccole.
Questi strumenti di formazione hanno un'utilità allargata a disposizione del sistema associativo per coltivare professionalità diffuse. I valori che anche oggi abbiamo voluto sottolineare sono infatti spesso messi in discussione dagli organi di controllo che fanno emergere situazioni di negligenza e di irregolarità che danneggiano l'intero settore. Se da una parte quindi è normale e giusto richiedere prudenza e buon uso nella gestione degli esiti delle ispezioni che ci riguardano, respingendo la strumentalizzazione e la generalizzazione che offendono il settore, dall'altra è indispensabile che i nostri operatori siano consapevoli che i tempi impongono ancora maggiore attenzione e qualità nelle gestioni. È l'impegno di tutti, anche della federazione, che deve saper distinguere tra le vere esigenze del settore e le necessità di mercato, combinando cioè gli interessi legittimi delle imprese con diritti ed aspettative di consumatori sempre più attenti, preparati ed informati. C'è bisogno di una pressione all'ascolto, di sensibilità verso i problemi, di capacità propositiva e di corretta visione sindacale, che non può essere sempre solo di natura rivendicativa. Riteniamo che oggi FICA abbia riconquistato il ruolo che gli compete per i numeri, gli interessi, la storia che la caratterizzano, con un profilo fatto di buoni valori verso l'impegno sindacale. Infine, tra emergenze e problemi che le aziende ci trasferiscono per il loro presidio, si inseriscono passaggi associativi delicati, come l'ipotesi di revisione statutaria da gestire seriamente per consolidare il ruolo della federazione come affidabile, autorevole e credibile interlocutore sindacale e non luogo per l'espressione di personalismi inconcludenti e dannosi al sistema associativo. È un auspicio che costituisce anche il requisito minimo per rimanere per chi nell'impegno sindacale individua soprattutto doveri e responsabilità. Grazie. Sì, ecco, perfetto. È il presidente operativo qui, non ci perdiamo d'animo. Benissimo. Allora, adesso veniamo al nostro dibattito. Io auspico, e certamente lo sarà, che sia un dibattito vivace, che sia un dibattito soprattutto che possa portare a qualcosa di positivo, a qualcosa di concreto. È un mio difetto questo, ogni volta che mi chiamano a moderare un dibattito qualcosa io mi imposto di nascosto di poter portare a casa un piccolo risultato, e sono certo che anche oggi ci riuscirò grazie appunto agli ospiti. E posso dare un giudizio sulla sua relazione, Presidente? Tanto ormai non si è posizionato. No, un'ottima relazione, inizialmente con molte ombre, poi per fortuna con molte luci. E una fotografia esatta di quella che è purtroppo la drammatica realtà, perché il vostro settore naturalmente è la cartina di tornasole poi della nostra economia, e quindi è importante che non ci nascondiamo dietro alle illusioni, ma anzi dobbiamo essere concreti. Allora, io non devo cadere nella tentazione che spesso hanno poi i moderatori di rubare la scena invece per i protagonisti che sono gli ospiti. Vi presento alla mia sinistra Maurizio Castro, io dovrei dire docente, però poi mi svelo un segreto. Parlavo con il professor Martone poco fa e ho detto, dico, ma come lo presento? Lui mi ha detto, mi ha suggerito, è stato un ottimo direttore di risorse umane. Quindi non so se c'è il caffè pagato, ma insomma, ecco, questo dicono di lei. Alla mia sinistra Michel Martone, un altro professore ordinario di relazioni industriali e quant'altro. È difficile sintetizzare tutto quello che sono gli ospiti che la FIPA ha voluto chiamare. E alla mia destra Enzo Urbani, anche in questo caso docente universitario, presidente di Tenis, eccetera, eccetera. Quindi insomma abbiamo una platea importante e io voglio subito passare la parola a loro, perché è importante sentire quello che hanno da dirci. Io comincerei proprio da Martone, evitiamo i titoli accademici per praticità, se siete d'accordo naturalmente. Non voglio mettere in difficoltà. Mi dà un giudizio sulla relazione del Presidente? Ma io credo che sia una relazione
paese, una relazione mi sembra preoccupata da un fatto, ma anche piena di speranza, nel senso che, guardate, la mia convinzione è che nel nostro paese noi eravamo consapevoli dei problemi, ma per troppo tempo abbiamo rifiutato di affrontare. E la relazione si sente e si avverte l'urgenza, il travaglio che ha portato a questa difficile scelta riguardo al contratto collettivo, il processo di addetta del contratto collettivo, per cercare però di aumentare la sensibilizzazione delle parti al tavolo rispetto all'urgenza dei problemi che emerge. Forse probabilmente motivata anche dal dato sui fallimenti di chiusure, che è un dato effettivamente preoccupante, una parte della rappresentanza che non riesce neanche ad affrontare il tema, e dalla volontà di procedere lungo una direttiva per quello che riguarda poi i temi che mi sono propri, la lotta agli automatismi, perché a me sembra che se io dovessi trovare un motivo che ha determinato una scelta dura come questa rispetto al contratto collettivo era quella di rimettere in discussione l'automatismo. Poi per il modo che ho ricoperto fino a poco tempo fa ho anche apprezzato da parte del Presidente, mi dica che sbaglio all'interno della stessa relazione, che se l'urgenza dei problemi è determinata da una scelta sofferta come questa, c'è anche una volontà poi di riuscire il sindacato di un settore come questo. Perché per esempio nella relazione, sempre per le parti che mi riguardano, c'è riferimento al settore bancario, ma io sono sicuro che proprio il motivo, l'urgenza e la volontà con la quale appunto si è parlato del contratto collettivo nazionale, della necessità di rinnovo del contratto collettivo nazionale, è derivata dal fatto che nel settore bancario è facile di organizzare, si tratta sostanzialmente di 7 grandi aziende e poco più, siamo pochissime grandi aziende, esattamente al contrario di quello del vostro settore, nel quale viceversa il contratto collettivo nazionale ha un ruolo fondamentale che non può essere sostituito dalla contrattazione collettiva di secondo livello per un motivo semplice: stiamo parlando di tantissime realtà che sono piccole e polverizzate, e quindi la necessità di affrontare nel contratto collettivo nazionale temi che sono così importanti per il vostro settore. E poi, permettetemi di uscire poi dall'effetto alto del lavorista, l'altro aspetto che mi è piaciuto molto è quello in cui si è cominciato a parlare anche della vitalità della nostra città, che è così importante, collegato a quello che voi fate. Perché effettivamente, se vi dovessi dire, dopo 6 mesi, io dopo la mia esperienza di governo ho ritenuto di andarmene dall'Italia per qualche mese per smaltire le tossine governative e anche per respirare una boccata di aria fresca. Beh, se vi dovessi dire, una delle cose che in questo momento colpisce l'Italia e che si respirava anche nella relazione del Presidente molto apprezzata, città italiane stanno diventando noiose. Lo dico in una Venezia che fa 23 milioni, mi hanno detto, di visitatori, e quindi vive una grande stagione, continua a vivere una grande stagione, ma nella quale sempre meno persone vivono a Venezia. Più che altro diventa turismo, 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 concerti privati, però poi magari non c'è più un cinema. E questo cambia la composizione della base produttiva, e però crea anche problemi sotto il profilo proprio della composizione del nostro paese, del tipo di attività che vengono rese. La dico in un altro modo: se si sta più di una settimana in America, ci si vede, io sono mezzo italiano e mezzo francese, sono stato 6 mesi all'estero, dovevo scegliere di volta in volta se descrivermi come italiano o francese, avendo un nome francese, mi pare francese, sono più italiano che francese, sono cresciuto in Italia, quindi quando parlo in inglese non si capisce il paese provengo. Vi assicuro che se si dice che si è italiano c'è una reazione di ammirazione, di simpatia, di empatia straordinariamente forte. Tutti pensano che l'Italia sia un grande paese, ma poi quando andiamo a parlare di alcuni settori strategici della cucina, Parigi viene considerata la capitale della cucina, la moda, la sartoria e così via, Parigi di nuovo considerata la capitale della moda. Il turismo, il Louvre fa più visitatori di tutti i musei italiani. E così via, su tutta una serie di settori, rispetto ai quali il mondo dell'Italia è più forte di quello di Francia. Ma dove vanno in Francia, di cui sono capaci in qualche modo di entrare maggiormente più direttamente. Quindi nella relazione del Presidente ho affrontato da un lato l'aspetto triste, che ne parlavamo questa mattina proprio a colazione, che si emerge e si sente in tanti discorsi, ma anche una forte volontà di guardare in faccia i problemi e di cominciare ad affrontarli. E io credo che nel nostro paese abbiamo, nonostante la difficoltà, questa straordinaria bellezza della mattinata di oggi è incredibile. Ecco, io spero che a fronte dei problemi, di un clima che non è più, diciamo così, allegro come quello di un tempo alle vostre assemblee, tutto sommato
anche con desiderio ci sia la volontà di guardare al futuro e di affrontarlo, perché poi se non si affronta i problemi spesso si risolvono. Bene, grazie all'autore. Naturalmente io voglio interagire molto con voi, voglio farvi molte domande, quindi vi chiedo, non è un appunto naturalmente, il suo è stato un intervento più che esaustivo, però se ci bruciamo tutto all'inizio, poi insomma invece cerchiamo di naturalmente di interagire. Allora io voglio coinvolgere Castro. Ha sentito le parole di Mantone, ha detto delle cose giustissime. Noi non sappiamo forse vendere bene, o forse non sappiamo più vendere bene il nostro Made in Italy. Venezia non ha i guai nel mondo, insomma, no? Il Presidente ha ricordato gli Stati Uniti, il Presidente degli Stati Uniti. Beh, non so se anche Obama lo faccia, un tempo le cravatte del Presidente degli Stati Uniti venivano tutte da Marinella, dallo storico negozio La Monetaria, insomma, quindi voglio dire, ci sarà un perché, insomma, abbiamo molte frecce al nostro arco. Forse non riusciamo più a scagliarle, forse la situazione è così grave che non riusciamo a rialzarci, forse siamo come quei pugili storditi. Non so, che idea ha? Io chiedo scusa per questo inconveniente, se riuscisse magari a risolvere questo dei microfoni, perché è un po' antipatico, passare. Prego. Grazie. Ma nella relazione del Presidente è apparso con nitidezza questo dato. Guai se noi restiamo prigionieri della considerazione che per effetto della straordinaria ricchezza della materia prima disponibile al turismo italiano si rinunzi a organizzazioni modellate su frontiere competitive molto più avanzate di quelle che oggi non abbiamo a disposizione. Cioè voglio dire, non è sufficiente avere delle bellezze straordinarie, non è sufficiente avere come dire, una tradizione, se poi non sappiamo modernamente organizzare i fattori della produzione. E non è dubitabile, come ha detto benissimo il Presidente Stoppani, che oggi la struttura del posto di lavoro per le imprese dei pubblici esercizi è assolutamente inadeguata ad una compiuta capacità di possibilità competitiva. Tradizionalmente, il professor Orlando Sanlega di chiunque altro, perché ha scritto pagine molto belle su questi temi, si pensava che il problema del costo del lavoro riguardasse solo le imprese impegnate nella competizione internazionale con un'alta densità di esportazione. Oggi invece scopriamo come sia un fattore di inibizione allo sviluppo del turismo una struttura contrattuale assolutamente obsoleta. C'erano le parole del Presidente due sentimenti: la responsabilità esercitata con l'intimità, con la vendetta, e la preoccupazione di un atto così scandito, così brusco. Beh, lo rassicuro, storicamente le vendette in Italia vanno bene, cito un caso solo. L'unico vero atto di modernizzazione contrattuale che da vent'anni a questa parte è stato adottato sul versante delle relazioni industriali, cioè il protocollo CERN del 1993, è stato direttamente figliato dalla allora considerata eretica disdetta che un'associazione datoriale chiede dell'accordo sulla scala mobile. 19 giugno 1991, con l'industria disdetta l'accordo sulla scala mobile, si genera immediatamente con l'accordo del 1 marzo la riforma sul versante della rappresentanza sindacale, accordo sull'RSU e poi il protocollo Amato del 31 luglio 92 e soprattutto accordo 15 anni del 3 luglio 93, l'ultimo vero atto di modernizzazione delle relazioni fiscali del nostro paese. Quindi Presidente, stia tranquillo che va assolutamente bene la carriera. Cioè la disdetta è non costruttiva ma propulsiva di più appropriate relazioni sindacali, di più appropriate relazioni industriali. Né è pensabile, voglio occupare troppo tempo, che non si recuperi una forte capacità di modulazione della struttura organizzativa e del costo del lavoro delle risorse umane alle esigenze. Due, prima flessibilità regolatoria, dobbiamo recuperare anche sul versante normativo quello che in qualche misura la legge Biagi aveva dischiuso e che poi in qualche modo la legge Fornero l'ha trapito. Ci sono battaglie come quelle sul gioco, come quelle sul voucher, che vanno assolutamente recuperate se al turismo vogliamo dare trazione competitiva. E anche flessibilità, cioè abbiamo una produttività orrenda, soltanto l'anno scorso abbiamo perso un punto e due. Come fai a tenere la produttività alta se non lavori ad esempio sull'orario di lavoro? Questo nel dibattito corrente non se ne parla. E se tu non metti in mano un dato che genera soltanto 225-228 giornate di lavoro all'anno, un monte anno di prestazione effettiva tra il 1650 e il 1670, vedi che da nessuna parte, cioè la produttività giocata su altre traiettorie
è molto più complicata che ad esempio lavorare in un governo. Non puoi tenere strutture fisse come l'ambattore. In definitiva, uno proprio dei limiti dell'applicazione dell'accordo Ciampi del 93 fu che in realtà la variabilizzazione della retribuzione non si è vista. Esistono ancora quote ridondanti di costo fisso che hanno bisogno di essere assolutamente variabilizzate per essere effettivamente accumulate. Tra l'altro su organizzazioni del lavoro più partecipative, più mobilitanti, più coinvolgenti, si genera soddisfazione salariale per i collaboratori e abbassamento strutturale del costo del lavoro. In Italia il salario di partecipazione, che è proprio nel settore del turismo, è cruciale, perché è tanto più decisivo il contributo qualitativo della risorsa umana in questo settore, quanto meno è capace la retribuzione di questo settore a misurare quel contributo. Questo significa traslazione da voce fissa, voce variabile, su obiettivi sfidanti, su obiettivi di mobilitazione delle capacità personali dei collaboratori insieme alla capacità organizzativa del datore di lavoro. Quindi sono temi in aria ancora inesplorati, rispetto ai quali c'è una resistenza inappropriata, anche da parte sindacale. E l'ultima battuta, sempre rassicurativa nei confronti del Presidente Topani. Siccome la leadership culturale la rappresentanza d'Italia sta passando da Confindustria, chiamiamo al mondo del commercio, chiamiamola commercio comunque, perché il settore del terziario sta diventando la frontiera avanzata dell'innovazione organizzativa. Beh, Presidente, responsabilità di questo tipo, come dire, posizioni di prima linea, con tutto ciò che la prima linea comporta, saranno sempre più frequenti. Quindi lei sarà ricordato insieme a tutta la sua squadra come dei virtuosi innovatori. Perfetto, grazie. Intanto credo siamo riusciti, quindi lo ringraziamo, a ripristinare l'auto, così è tutto molto più semplice. E concordo naturalmente con l'analisi fatta da Caso, però le voglio subito ripassare per un momento la palla, perché in qualche modo sono coinvolto. Le chiedo una profezia: le organizzazioni sindacali si siederanno a tavola, accetteranno alla fine di rivedere il contratto oppure no? Io chiedo, so che non è facile perché è veramente una previsione del futuro questo, perché comunque uno scontro diretto c'è, è stato rotto un tabù. Anche la categoria alla quale appartengo, quella dei giornalisti, si trova in una situazione analoga. Gli editori hanno detto questi automatismi non vanno più bene. Allora dobbiamo forse prendere coscienza che questi automatismi, questi contratti ormai fanno parte della preistoria, come ricordava il Presidente Stoppani, e quindi ci sono anacronistici, cioè un sillogismo ormai che si è rotto, o ci aspetta qualcosa di diverso? Prego. Se lei mi autorizza, so che lei è un uomo di spirito e quindi mi autorizza, dobbiamo evitare proprio quella divaricazione del mercato del lavoro che nel settore del lavoro giornalistico ha avuto effetti devastanti, dove da un lato abbiamo un'aristocrazia professionale dotata di adeguate strumentazioni contrattuali che sufficientemente le vuole, e da un lato abbiamo, come dire, il mondo imputridito e disperato di un precariato da, come dire, 3 euro per ogni piede di agenzia. Ecco, ancora una volta le organizzazioni sindacali dovranno decidere: vogliono proteggere gli insider o vogliono creare le condizioni per un'occupazione più ampia, più estesa, più efficace, qualitativamente meglio fuori dei denti? Vogliono difendere una cittadella con i bastioni alti e unitissimi, o vogliono in qualche modo abbassare le mura difensive ma ampliare significativamente il perimetro entro il quale proteggere tutti coloro i quali vogliono resistere all'assalto dei barbari Gog e Magog che rompono nella nuova piattaforma salmatica della competitività? Questa è la scelta. Siccome la grande tradizione confederale del sindacato italiano ha sempre scelto alla fine, nei momenti drammatici, l'interesse generale sull'interesse particolare, sono convinto che l'operazione di FIPE avrà successo, a una condizione della quale sono altrettanto sicuro: che FIPE non vacilli. Cioè, scelta questa strada, va, lo dico con affettuosa amicizia, va nel diretto di sì, sì, ma lo dice Carlo, ma me lo dico anche le mie imprese, questa è la linea del piano, insomma, visto che siamo nel vento, qui si fa il nuovo contratto, quelle che sono le aspettative, o si rischia di
creare e alimentare ulteriore sofferenza nel grande settore. Tra l'altro noi gestiamo, ha detto questo passaggio, con sofferenza, ma diciamo sofferenza non è di falsità o di ipocrisia di atteggiamento, siamo consapevoli che oggi è inaccettabile e ci mettiamo in pari i nostri lavoratori che prendono 1200 euro al mese, ci rendiamo conto delle difficoltà che impongono, ma il contratto di lavoro va studiato e riformato anche per consentire per gli interventi premiali che oggi non sono impediti se non all'interno di regole molto, molto, molto complicate. Per cui finora ho raccolto con soddisfazione insomma che oltre agli elementi di preoccupazione ci sia la speranza, come ha detto bene Martone. La linea chiave certamente non vacillerà, perché abbiamo anche la sicurezza e la garanzia di avere tutta la federazione compatta su questo punto, perché non è l'iniziativa presa dal Presidente per bisogni di visibilità, qui si rispondono alle esigenze delle imprese che sono gli ordini di servizi interrogati, insomma, qui anche noi speriamo di essere più virtuosi innovatori e che la disdetta porti bene, come ha citato Castro, ma al di là dei successi qui ci sono degli interessi importanti non solo per le imprese ma anche per il Paese, cercheremo di portare avanti con quella serietà, sperando che il sindacato non abbia quel atteggiamento ostruttivo ma si approcci con spirito produttivo a rivedere quelle che sono forme che oggi devono essere riviste. Grazie a voi. Bene, grazie al Presidente Stoppani. Allora, io coinvolgo Rullani in questo e lo spunto me lo dà il Sole 24 di oggi, che qualcuno di voi certamente ha letto. C'è un titolo che mi ha colpito negativamente, notizie buone sui giornali non se ne trovano, come sapete, negli ultimi anni proprio, anche sforzandosi non si trovano. Magari se domani troviamo qualcosa di carino su Venezia, sull'assemblea della FIPI, chi lo sa. Il titolo è questo: l'Italia, il 58% è in affanno alla scadenza di una bolletta. Questa è la fotografia degli italiani, perché poi dobbiamo andare a vedere, gli italiani sono la risorsa alla fine economica. E tra i vari passaggi molto interessanti della relazione del Presidente Stoppani ce n'è uno poi a proposito di sillogismi che mi ha colpito, che lo parlasse dei ticket del ristorante, dice su 4 attori 3 perdono. Qualcosa non funziona. Sì, qualcosa non funziona perché siamo in un momento molto particolare dove quello che cambia non è questa o quella cosa, ma è un cambiamento di paradigma, cioè di modo di produrre, di organizzare la vita, di organizzare la produzione. E naturalmente ci sono molte forze, specialmente le forze organizzate, che questa cosa non è che non la capiscano, ma capiscono che se si mettessero in questa prospettiva dovrebbero rivoluzionare la loro assetto interno, dovrebbero ripensare alla loro mission, dovrebbero rimettersi in discussione. Allora anch'io sono fiducioso, come diceva Castro, che siccome viviamo in un paese in cui poi alla fine, all'ultimo momento, prima di annegare, prima che la barca annega, no? Tutti diventano più saggi, questo cambiamento di paradigma poi alla fine diventerà consapevolezza generale. No? Ma credo che dietro molti dei problemi che noi oggi affrontiamo, per esempio quello degli automatismi che non funzionano più e che quindi il contratto diventa un elemento da rivedere, eccetera, da quel punto di vista, quello delle tutele, la cittadella, poi Marcone stesso diceva prima che c'è una rigidità, insomma, in questo atteggiamento, no? Allora, tutte queste cose sostanzialmente ci dicono che noi stiamo passando da una logica della distribuzione del reddito, a una logica invece della generazione di produttività, che è la premessa per distribuire qualcosa. Allora, questo passaggio da una logica distributiva a una logica produttiva modifica radicalmente, diciamo, e oggettivamente la situazione, anche se molte strutture non la capiscono, molte strutture sono ancora che vecchie, ha una rappresentazione falsa della situazione reale. Perché dico che c'è questo cambiamento di paradigma? Perché vedete, la logica della distribuzione del reddito, da cosa derivava? Dall'idea che ci sono delle forze, le aziende, che sono capaci da sole, o con la tecnologia, o con le tecniche, o con, insomma, con la gestione efficiente, con la concorrenza, di generare produttività. Dopodiché si tratta, nella società, di dividercela, no? Di distribuirla. Ecco che allora nascono le contraddizioni, i rapporti di lavoro, le tutele, le cittadelle varie che poi... Tutta questa storia
che abbiamo alle spalle era giustificata ai tempi del riformismo, perché nel riformismo, quando dominava la grande impresa industriale, che aveva una vitalità produttiva in fabbrica enorme, dovuta alle nuove tecniche produttive, il problema del riformismo era come creare la domanda per questa produttività, cioè a chi vende le automobili una volta che le ha prodotte. E quindi sostanzialmente si mette in piedi un apparato, da un lato sindacale, di rappresentanza del lavoro collettivo, e dall'altro politico, lo stato del welfare, che si legittima e aveva una funzione positiva nello sviluppo collettivo. Perché? Perché creava quella domanda che permetteva di distribuire la produttività generale della fabbrica. Quindi c'era una complementarità, come dire, del ruolo delle funzioni industriali, delle funzioni sindacali, lo stato del welfare, la politica, e dall'altra l'impresa. L'impresa produceva produttività, generava, e gli altri, insomma, partecipavano alla distribuzione equa, ragionevole, contrattata, negoziata. Ora tutta questa storia è finita da tempo, ma diciamo che dal 2000 in poi non è più proponibile, per un motivo molto semplice. Dal 2000 in poi le nostre aziende, nel paradigma distributivo, non ci stanno più, oggettivamente, non perché non vogliono, perché i datori ci tirano i contratti, non ci stanno oggettivamente. Perché? Perché da 2000 in poi noi abbiamo un problema enorme di produttività e di competitività, cioè prima casa. Un problema enorme, ma questo problema nasce dal fatto che il mondo è diventato globale e che noi abbiamo paesi ad alto costo dentro questo mondo globale, dove se noi non aumentiamo la produttività, pian piano che gli altri imparano, entriamo in concorrenza con tutti i lavoratori che si contentano di fare le cose che fanno noi, facciamo noi più e poi, e si contentano di paghe che sono la metà, sono qualche volta un decimo delle nostre. No? Allora il nostro problema chiaro di paese è di generare produttività. Ora, questa situazione produttiva non avviene perché l'impresa da sola con la tecnologia fa chissà che. Avviene perché si cambia i modelli di vita dell'impresa e si cambiano in modo condiviso, perché il cambiamento dei modelli di business, che poi dopo se ci sarà una domanda vorrei entrare nel dettaglio, ma adesso prendetela tutti voi immaginate, cioè vuol dire guadagnare i soldi in un altro modo, facendo un valore ma molto maggiore che si fa oggi per il consumatore che usa i servizi. Allora, questo cambiamento non si può fare da soli, non si può fare nemmeno semplicemente col mercato. Certo, il mercato aiuta, perché dà spazi, stimoli, eccetera, ma richiede per esempio una struttura collaborativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori con cui tu lavori. Perché? Perché c'è bisogno di investimento professionale, c'è bisogno di organizzare la cornice di investimento professionale. Mi pare che la cornice contrattuale di adesso sia tale da incentivare il lavoratore di impresa a fare un investimento professionale. Su questo no, perché che nel rapporto di lavoro attuale, che inconvenienza ha un'impresa a investire professionale sui propri dipendenti, che poi dopo magari domattina imparata una cosa, andati da qualche parte a imparare per un anno un certo mestiere, una certa cosa, appena tornano si mettono a blocco e ti fanno concorrenza. Oppure si vendono al concorrente, per cui i costi li prendi tu e i ricavi li prendono altri. Qui non c'è convenienza, questa struttura del contratto di lavoro è obsoleta, perché preside la distribuzione, non la produttività, non la generazione, è obsoleta, perché non permette ai lavoratori di capire che il loro problema è di aumentare il loro livello professionale. In tutti i modi che sono stati detti, ricordati, insomma, no? Quindi ci sarebbe notizia, poi magari ne parliamo, ma allora, questa struttura è obsoleta e richiede una collaborazione dei lavoratori insieme all'impresa, che fanno investimenti tutti e due e si assumono rischi tutti e due, perché vedete anche una vecchia storia del sistema distributivo precedente, qual era? Che i lavoratori erano esentati dai rischi, cioè uno degli obiettivi del contratto era esentare i lavoratori dai rischi. Chi li prendeva questi rischi? In prima istanza appena l'impresa, perché si pensava che andava bene, e quindi tutto sommato aveva le capacità di assorbire le varianti dei rischi. Poi in seconda istanza li prendeva lo Stato se c'erano dei problemi. Oggi sia l'impresa che lo Stato non sono più in grado di garantire. La cassa di integrazione guadagni straordinaria quanto durerà? Quanto si espanderà fino a consumare le poche risorse pubbliche che abbiamo? Lo Stato non è più in grado di esentare tanta gente dai rischi.
è lo stesso alle imprese. Nelle imprese succede quello che diceva il Presidente: se tu ti assumi troppi rischi, poi nel momento in cui il mare ti fa ballare, rischia di fare affondare la barca, perché dentro la barca ci stanno i lavoratori, non solo il prezzo, ci stanno le banche, ci stanno i territori aiutati. Allora, noi oggi abbiamo un problema di condivisione dei rischi, quindi condivisione dei rischi, condivisione dei rischi che devono creare dei contratti, delle relazioni che permettono di fare questa cosa, e non ci sono. Allora il nuovo contratto non va solo, diciamo, creando qualche momento per evitare, bisogna ripensare a queste due cose. Come rendere conveniente ai lavoratori e alle imprese di investire sulla propria professionalità, in modo condiviso, in modo accordato, ma investire, cioè molto investire, e come condividere dei rischi sull'innovazione, sui nuovi modelli di vita. Per cui se le cose vanno bene, tutti ci impegniamo e tutti abbiamo un guadagno da questo. E se le cose vanno male, niente conflitti, niente disastri. Guadagniamo tutti un po' meno e speriamo che al prossimo giro ci prendiamo l'impegno e iniziamo a fare tutto. Bene, grazie. Grazie a tutti per la parte più ampia della questione. Allora io propongo Martone adesso, perché ovviamente la sua esperienza all'estero è appena rientrato dagli Stati Uniti, tra l'altro da lì è partita la crisi economica della quale ancora piangiamo, chissà come stanno lì poi in America. Realmente, insomma, hanno avuto qualche problema con la riforma della sanità e quant'altro, insomma, anche lì le cose non vanno poi così bene, anche se le previsioni sono rose. E diceva Rugani che bisogna ripensare un po' tutto, qui diventa quasi uno scontro occidente, paesi emergenti, Asia, Oriente, eccetera, eccetera, ma soprattutto ci sono a questo punto, siamo certi che ci sono le condizioni per annullare i vecchi contratti, per ridisegnare tutto, ma questo non implica anche forse il fatto di ridisegnare proprio lo Stato sociale, cioè c'è un impatto che va al di là dell'economia probabilmente, no? Ma ci si potrebbe rispondere a questa domanda, ci potremmo stare ore, però molto semplicemente, perché peraltro il professor Rullani ha veramente fornito una cornice perfetta nel quale inquadrare la discussione. Io un dato: fino a 20 anni fa ce ne accorgessimo meno che noi abbiamo vissuto a debito. Per cui la domanda è tutti i diritti, perché tutti i diritti hanno un costo, ci piace o non ci piace, tutti i diritti hanno un costo. Venivano pagati con il debito che sosteneva la nostra domanda e sul quale noi scaricavamo, volenti o nolenti, molti dei nostri vizi. Era la camera di compensazione l'olio che faceva girare il motore, chiamatelo come volete, il debito. Poi quel debito ha cominciato a produrre gli interessi, oggi noi viviamo con i soldi che produciamo, meno gli interessi sul debito che dobbiamo pagare, meno, quindi per esempio di nuovo la compensazione di questa mattina, i soldi che dobbiamo versare all'Unione Europea. E di colpo le dinamiche del debito non bisognerebbe passare alle dinamiche di produttività. E allora mi sembra che il professor Rolani sottolinea una cosa che... Mi scusi, mi permetta di essere malizioso, il Presidente del Consiglio ha detto che dall'anno prossimo diminuirà il debito. Speriamo, tenuto conto che io ho 39 anni, è un auspicio. Io non capisco una cosa però, perché dall'anno prossimo? Lo sento dire da almeno 20 anni, l'anno prossimo, però ogni anno che passa il debito produce, quest'anno 87 miliardi di euro, più 36 che diamo all'Unione Europea, e così continua a crescere. Guardate che c'era stato il problema degli spread. Allora il tema diventa, per il contratto collettivo nazionale, che in America il contratto collettivo nazionale l'hanno abbandonato. Solamente il 6% dei lavoratori americani oggi è sindacalizzato, compresi quelli del pubblico impiego. In molti altri paesi il contratto collettivo non esiste. Allora il tema è: il contratto collettivo nazionale può essere invece anche, può anche guidare il nostro futuro? Quella è la vera scommessa. Perché oggi il contratto collettivo nazionale ha chiamato un nuovo compito, sentendo il discorso del Presidente, ma non solo, dovrebbe diventare un modello di produttività, ma lo Stato fa la rete di sicurezza per lavoratori e imprese, dove è chiamato a fare la rete di sicurezza per lavoratori e imprese, dietro al momento così drammatico che ha portato a una scelta così difficile come quella della vendetta, coerentemente con quello che dicevano Carsten Rublani, è perché si vuole che il contratto collettivo cominci ad intervenire sulla redistribuzione del rischio di momento di crisi e faccia una rete di sicurezza per i lavoratori, ma anche per le imprese, non più solamente per i lavoratori. A
Allora, da questo punto di vista il tema è questo il momento? E questa è l'unica domanda che noi ci dobbiamo fare oggi, Gospel. È giunto il momento per fare le scelte oppure vogliamo continuare a dire l'anno prossimo, l'anno dopo, l'anno dopo, l'anno dopo? Ecco, questo è il punto rispetto al quale tutti noi ci dobbiamo confrontare. Credo che questo sia il momento. Sono anch'io convinto che se non riflettete si arriverà un nuovo contratto collettivo. Ecco, io spero che in quel contratto collettivo si comprende, ci siamo morti su via, che era quella sorpresa dell'intervento del professor Collani. La lotta agli automatismi. Quello che noi non ci possiamo più permettere sono gli automatismi. Oggi noi dobbiamo cominciare a pagare le persone per quello che producono. Una cosa però vi dico, dobbiamo cominciare a pagare le persone per quello che producono, per cui se c'è una maggiore produttività è importante che quella maggiore produttività venga compensata. Perché se c'è un difetto che oggi sta per esempio condannando l'America viceversa, è che nel corso degli ultimi 20 anni nella loro struttura delle retribuzioni è aumentata la produttività, ma non sono aumentate le retribuzioni. E questo ha portato alla crisi del 2008, che ci vorrebbe un altro intervento molto lungo per affrontarlo. Quindi l'auspicio è che voi troviate modi per ricompensare la produttività, laddove la produttività si riesce a generare sulla base del contratto collettivo. Bene, grazie. Voglio chiedere a Castro l'analisi, ovviamente se condivide l'analisi di Mattoni, innanzitutto insomma, ma soprattutto se quanto ha detto poco fa va nella giusta direzione e da un punto di vista proprio dei provvedimenti, se la legge di stabilità che oggi approda in aula, dopo lo sappiamo c'è stata, chiamiamola in maniera eufemistica, qualche discussione ieri sera, nella notte, nel pomeriggio a proposito di molti emendamenti, se questo in qualche modo può andare incontro a quanto ha illustrato poco fa Martone, cioè se la legge di stabilità è la medicina giusta per il nostro paese che ormai è malata, non deve nascondersi. È chiaro che la legge di stabilità che il Parlamento si appresta ad approvare è sostanzialmente l'esito compromissorio di un governo di emergenza nazionale dal quale ci possiamo aspettare soltanto linee di contenimento. Possiamo soltanto aspettare una sorta di catenaccio difensivo in stile dell'Europa e non certamente una zona alla sacchia forte con un'azione offensiva. Altrimenti, ad esempio, sul tema del costo del lavoro avremmo visto provvedimenti che sono stati deliberatamente usati. La dico anche qui in modo un po' ruvido e mi perdoneranno i miei amici. Ad esempio, avete notato quanta italica ipocrisia vi sia nel fatto che oggi si parla solo di cuneo fiscale, che come noto non vuol dire un beato niente. Perché il cuneo fiscale può essere da una parte riduzione della tassazione sul lavoro e quindi un'operazione sul lato della domanda attraverso la messa a disposizione di maggiori risorse per effettuare una minore incidenza fiscale. Dall'altro lato, sul lato dell'offerta, vuol dire riduzione del costo del lavoro e sono due completamente diversi come provvedimenti. Abbiamo forse una leggerissima detassazione, tanto a vocazione più assistenziale che non produttivistica. Io ad esempio lo dico con molta ruvidezza. Io ritengo che politica industriale effettiva vuol dire scegliere selettivamente quei settori che devono essere considerati vettori della ripresa economica e i quali va significativamente ridotto il costo del lavoro e sono i settori destinati all'esportazione. Allora voi mi direte, ma cosa c'entriamo noi? No! Perché se noi ci pensiamo bene, importare un turista straniero equivale esattamente ad esportare una tonnellata di merci. Cioè se io parlo concettualmente, ontologicamente, il turismo è un settore di esportazione. Perché evidentemente, come dire, riuscire ad attrarre persone da paesi terzi portandole qui significa in automatico esportare autenticità e qualità dell'immagine italiana. Quindi questo è anche che poi molto realisticamente, ci sarà una via di mezzo nel governo italiano tra la Venezia, come dire, aggredita dal popolo delle grandi navi e che so io, di Verna, Puerto Barus, che ospita stanzialmente i pamphlet degli sceicchi, no? Tradizionalmente l'offerta turistica italiana ha un ottimo metro formali perché sostanzialmente, certo, le punte, certo ha un tratto popolare, ma è sostanzialmente efficace nella dimensione media e medio-alta nel suo posizionamento. Beh,
quanto importante è attrarre attraverso una effettiva riduzione del costo del lavoro? Che ripeto, si ottiene in due modi: sul lato regolatorio, cioè io sono convinto che se non ci sono risorse finanziarie, le risorse normative sono importanti, se noi davvero flessibilità. Pensiamo, riprendo una suggestione del discorso del Presidente Scopani e che ha ripreso anche il discente. Se noi diciamo che la valorizzazione dei centri storici è importante, se noi diciamo che la protezione dal degrado di aree urbane a rischio di degrado è importante, beh, come non prevedere che per tutti coloro i quali aprono esercizi commerciali in quegli stessi centri storici o in quelle stesse aree a rischio di degrado non debbano essere previsti significativi incentivi in termini di flessibilità della regolazione dei contratti con i quali assumono i giovani? Parlo di minori ferie, parlo di diverso inquadramento, ma tutto questo, maggiore utilizzazione del contratto a termine, accanzare tutti questi strumenti da un lato e dall'altro anche minor onere contributivo, proprio perché è una implicita funzione sociale che va non solo assecondata ma anche premiata. E questo mi sembra assolutamente indispensabile, cioè non dobbiamo pensare solo agli strumenti tradizionali che in qualunque posto d'Italia, in qualunque tipo di esercizio commerciale debba essere applicata la stessa, come dire, dimensione regolatoria. Cambiano le situazioni, cambiano anche le formulazioni regolatorie e si devono incentivare coloro i quali si ritengono coerenti con il bene comune rappresentato dal favore dato a un determinato tipo di insediamento. Non è la stessa cosa, come dire, aprire un punto di ristoro dentro un megacentro commerciale e aprire un punto di ristoro in un centro storico a rischio di abbandono o, come dire, un'area periferica dove intorno a quell'esercizio commerciale si può coagulare una nuova positiva giovane vitalità nella sicurezza. Sono due cose completamente diverse che dovrebbe essere a risorse limitate. Dovrebbe essere da parte, come dire, politica, scelta insieme con le associazioni di categoria, insieme con le associazioni di categoria, cosa va favorito, cosa va privilegiato e quindi cosa va sostenuto con sconti contributivi su un versante e con sconti regolatori sull'altro. Ci rendiamo conto che abbiamo ancora, in termini legali, un inquadramento, quello che risale ancora all'articolo 13 dello Statuto, che rappresenta una mostruosa tipificazione. Se uno per sbaglio, come dire, avendo avuto, come dire, essendoci rotto una gamba in metro, se uno fa per due mesi il metro deve essere poi considerato a vita metro ed è proibito, ma è che per fortuna non viene applicata mai. Abbiamo ancora tutta una serie di fardelli regolatori che possono e devono essere assolutamente e rapidamente liberati. Quando io leggo l'inquadramento e lo comparo con la straordinaria dinamicità, con la straordinaria progressività delle organizzazioni seduttive e attrattive che i protagonisti dell'impresa della FICO devono ogni giorno inventare per portare a clientela, ma non c'entra proprio niente. Quello davvero è il fordismo applicato, come ricordava l'amico Rulani, è il fordismo, cioè questa idea vagamente metalmeccanica, forse preciso siderurgica, applicata a un locale alla moda. Cioè tra un po' i camerini vorrebbero mettere il Tony Blu, quindi, come dire, applicare lì il Tony Blu, Tony è entrato a cercare bene per la tutta, no? Non funziona così il mondo. E da questo punto di vista mi è piaciuto molto la relazione del Presidente, perché esprime la voglia di essere protagonisti da parte della FIBE anche sul versante dell'assunzione della responsabilità del ruolo di innovazione contrattuale. Dare la distesa vuol dire, c'è il vecchio principio dell'Italia, no? Negoziatore seduto, negoziatore fottuto. Ed è l'idea in fondo tutta difensiva del contratto nazionale, il quale sostanzialmente deve limitarsi a dare al convoglio la velocità della sua nave violenta. Io credo invece che la scelta coraggiosa della FIBE esprime invece la voglia di dire che la velocità del convoglio deve essere data alla sua nave più veloce, quella che più audacemente frange tutti, crea una scena nella quale tutte le altre hanno la possibilità di inserirsi. Cioè passare da un modello che protegge i più deboli a un modello che prende i più forti. Sapendo non come più gente più forte abbiamo, più consentiamo a chi congiunturalmente è più debole di
rimodellare il proprio posizionamento, cioè di avere un effetto non più push ma pull. E proprio i cambi della filosofia del contratto nazionale, da push a pull. Io direi che la fine è molto 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 pull. Se concorda con uno studio recente che disegna un po' l'area di difficoltà di questa crisi che stiamo vivendo, ora concentra il profilo a questo di 20-20, giovani meno di 34 anni, meno di 34 anni, e soprattutto i consumatori delle grandi aree metropolitane e soprattutto, questo può sorprendere, del nord-est. È questa la fotografia in particolare, proprio zoomata, della nostra crisi? La nostra crisi ha due significati abbastanza diversi su cui dobbiamo muoverci, no? Prima di tutto è una crisi di domanda, cioè un po' prima, come diceva Martone, siamo vissuti a debito, a un certo punto i debiti non si possono permettere più di tanto perché i creditori non ci credono più che gliele restituirei, e bisogna allora a quel punto fare il contrario, cioè decrescere per far decrescere. Questa crisi di domanda naturalmente ha delle manifestazioni ovvie. È un secolo fa, si chiama Keynes, e noi credevamo negli anni 60 che tutti avessero imparato la lezione, cioè che alla fine, no, la domanda bisogna creare, se la domanda, perché il sistema, tutti questi automatismi interni, se la perde la domanda, no, bisogna che qualcuno la crei. Se l'ha detto, la crea lo Stato, fine, e siamo contenti. Ebbene, l'evoluzione del mondo ha portato al fatto che questo, diciamo, garante della domanda non è più capace di fare questo mestiere. Un po' per, così come dire, perché il mondo si è globalizzato, gli stati hanno perso il ruolo, i nostri stati, quindi il nostro debito pubblico non è più sicuro, no? Perché non è più lo Stato sopra l'economia, lo Stato è uno dei tanti attori di un'economia globale dove anche lui, no, non è colui che comanda. E nel mondo non comanda nessuno, come voi sapete. Il risultato qual è? Che la domanda la creano i paesi forti e coraggiosi, diciamo, tra virgolette, tipo gli americani, che vivono a debito da tempo, ma continuano a creare domanda, tanto sanno che poi, prima o poi, insomma, questi debiti qualcuno li pagherà, i creditori non sono in grado di fuggire. Invece noi in Europa siamo stati sfortunati, perché abbiamo creato un meccanismo tale per cui l'Europa non è culturalmente, politicamente, diciamo, in grado di fare questa opera keynesiana abbastanza semplice da capirci, no? Che i paesi in sud si devono creare domanda, cioè che la Germania spenda per soldi, santo è Dio, no? E questi soldi poi fanno vantaggio di tutti, e fa quella funzione. Siccome questo non siamo in grado di fare, noi ci abbiamo capito domanda che assolutamente anche lei fuori dei tempi, perché è irragionevole. E questa crisi domanda ha degli effetti ovvi, no? Perché noi sappiamo già chi è decidente, quelli che hanno non sono più flessibili, naturalmente. In primo luogo ci perdono le imprese, perché alla fine del mese non ci sono i ricavi, poi ci perdono quei lavoratori non tutelati, tra cui i giovani che restano molto disoccupati o precari, poi ci perdono tutti quelli che in qualche modo non hanno tutele. E questo, capite, avvita la logica della crisi, perché questa roba che keynesiana, colpa di altri, colpa di qualche insipienza politica, diciamo, del sistema, viene poi vissuta da chi la subisce, no? Come un'ingiustizia, come qualcosa che va rimediata forzando la distribuzione, no? Quindi dice, io faccio sciopero, io in qualche modo imparalizzo, vedete, avete visto a Genova cosa è successo, no? Cioè si è paralizzata la città per una vertenza tutto sommato limitata, l'entità. Quindi c'è questa voglia di battere i pugni sul tavolo per dire, ma proprio me dovete pregare, no? Questo qui però, io credo, no, che ha una risposta in qualche modo ovvia, cioè che la domanda andrebbe governata da meccanismi esterni, sistemi di uscita a mobilitare, tipo la spesa pubblica europea, ma soprattutto noi dobbiamo basarci sul fatto che finché noi non riusciamo a agire su quelle cose là, che certo, certamente non sarà il prossimo anno che si blocca, no? Noi abbiamo da trovare un'altra risposta, che è la risposta più difficile ma più sicura, che è creare la domanda con gli investimenti che rendono. Questo è il punto.
Cioè il passaggio alla logica della produttività invece che della distribuzione implica avere in mente un futuro in cui tu credi che i tuoi investimenti renderanno. Ecco che allora le imprese, le persone, i territori, in vista di questo rendimento futuro, sono anche in grado di mobilitare tutta la loro capacità di credito, tutta la loro capacità di risparmio, eccetera, tutta la capacità di investimento per spendersi in termini di ricerca della produttività. Allora la domanda è, ma noi ci crediamo che ci sono questi, come se, questa volontà potenziale che possiamo attivare? Ecco, sta succedendo un po' quello che diceva prima col Made in Italy, che parlava Antonio, no? Cioè che noi ci stiamo cominciando a piangere soltanto addosso, che ci stiamo convincendo che il futuro non è più nostro. E questo, capite, è la fregatura finale. Perché questo vuol dire che i nostri investimenti sul futuro non ci saranno. Questo sarà una botta per la domanda, che tutti si tirano indietro, ma sarà soprattutto una botta, perché mancherà la capacità di sfruttare quelle potenzialità che oggi nella crisi, nel movimento, nella situazione che c'è, ci sono. Cioè, il cambiamento dei modelli di sviluppo delle imprese già oggi porta soldi a quelle imprese più di mattina. Non è vero che tutti siamo in crisi. Innanzitutto il mondo non è in crisi, siamo in crisi solo noi che non ci sappiamo adattare al mondo. Il mondo è ma mai visto come prima. Siamo noi che dobbiamo rimontare un disadattamento, riposizionandoci. E in secondo luogo, non è vero che tutte le imprese sono in crisi. Ci sono le imprese innovative che stanno guadagnando dalla crisi, se non altro che si comprano i concorrenti che stanno fallendo, che si ritirano, eccetera, che hanno dei vantaggi, o che comunque scoprono nella crisi una situazione di movimento in cui il primo che ha un'idea buona riesce a farla avanti. Allora uno dice, sì, posso. Cosa sono questi nuovi modelli di business anche nel vostro settore, no? Perché spesso parliamo di modelli di business pensando ad altri settori, insomma, no? Io penso che anche chi ha vissuto una storia abbastanza tradizionale, sempre gli stessi fornitori, sempre gli stessi clienti, sempre gli stessi prodotti, sempre gli stessi posizionamento, pensa che alla fine non si può cambiare perché. Non è vero. Oggi c'è una situazione di grande movimento. Vi ricordo solo tre cose che ci muovono intorno a noi, su cui noi dobbiamo salire, le onde su cui dobbiamo fare sempre, perché lì c'è l'energia del nuovo, lì c'è la possibilità di guadagnare dagli investimenti del futuro. La prima grande onda è la globalizzazione. Uno dice, ma io che ho un ristorante, io che ho un bar, cosa appunto mi interessa la globalizzazione? Sbagliatissimo, perché la globalizzazione, anche se non cambia voi, come lo vede, cambia tutto ciò che sta intorno a voi, per esempio, primi i concorrenti, arriveranno concorrenti nuovi, concorrenti un po' legali, un po' illegali, forme nuove di far concorrenza dagli americani a quelle cose illegali o illegali, no? che nascono così spontaneamente. Quindi la globalizzazione cambia i concorrenti, ma poi cambia i fornitori. Cioè tutto il vostro sistema di fornitura, se resta legato ai vecchi fornitori, è obsoleto, perché oggi le filiere globali, le filiere stanno diventando tutte globali, e nelle filiere globali ci sono opportunità di ridurre i costi, trovare cose nuove, trovare varianti del prodotto che prima non c'erano, eccetera, eccetera, enormi, però ti devi dare da fare per organizzare un sistema logistico e di fornitura a monte di approvvigionamento serio. Quindi l'associazione svolge un ruolo creativo, voglio dire, costruendo delle reti di acquisto, delle reti che proiettano le vostre aziende nella filiera a monte. E poi cambiano i consumatori, la globalizzazione cambia i consumatori. I consumatori non hanno più lo stesso gusto, i consumatori in questa contaminazione culturale sono bombardati da cose nuove e quindi verranno a chiedervi cose nuove, prima si ricordava la movita, poi si ricordava il rail, tutte queste cose nuove che ci sono. Nascono dal fatto che il consumatore vive in un mondo in cui lui è interconnesso, cioè non parla più solo con quelli che stanno intorno, ma parla con uno che sta in Giappone, con uno che sta in Russia, e questi si inventano delle cose, si inventano dei movimenti che si trovano in piazza a un certo giorno per fare certe cose. Allora, tutto questo sistema, il consumatore gli chiede cose diverse, gli chiede prodotti, servizi, invenzioni, partecipazioni a questa scoperta di un mondo nuovo che prima non c'era. Voi partecipate abbastanza a questo mondo? Se sì,
siete già dietro l'onda. Se no, cercate di arrivarci presto, perché poi troverete della gente che non viene più nel vostro esercizio e voi non sapete perché. Perché loro hanno l'onda della progettazione, non vedete neanche voi. Seconda onda, faccio presto. Seconda onda, direi il tempo, ma insomma, intuitivamente. Seconda onda, ICT, cioè internet, per capirci. Allora, le nuove tecnologie della comunicazione hanno creato una situazione nuova cambiando radicalmente la mobilità della domanda. Perché oggi vedete la domanda, no? Chi una volta in qualche modo andava a piedi a fare le cose, per cui i vantaggi della prossimità creavano dei legami, no? Per chi stava in un quartiere, in una zona e gli esercizi stavano lì. Oggi la mobilità della domanda è diventata mobile, perché la domanda è in grado di stare online, no? Su tutta una serie di offerte che sono anche lontane, e ha creato quindi una situazione di movimento. Pensate solo come la mobilità della domanda attraverso l'automobile ha cambiato la vostra situazione competitiva. Perché? Perché ha creato la convenienza, la possibilità di tanta gente di andare a fare spesa al supermercato con la 10 km di distanza. No? Adesso abbiamo un online che permette di comprare cose non a 10 km di distanza, ma a 100, a 1000 km di distanza, se c'è una logistica seria. E abbiamo un sistema che avrebbe anche bisogno di voi, per esempio. Questa domanda online che tutti gli anni aumenta, la gente che compra online, avrebbe bisogno nel quartiere vicino a casa di un centro di consegna della legge, perché la gente va via, a chi viene consegnata la legge, se non c'è il portinaio sotto, cosa che ormai si sta estinguendo. Allora, c'è un problema di relazione del pubblico esercizio con i suoi clienti, che non è più solo ti vendo il caffè o ti vendo il pasto, ma che io sono qui, prestigio il quartiere, arriva la tua merce che è ordinato a Hong Kong, arriva qui, poi tu vieni a prendere il caffè e io ti do la merce. Allora, vedete come cambia la relazione con il consumatore, viene alla sua prossimità cose diverse da quelle che aveva prima, no? Perché proprio è in grado di farti muoversi. Quindi questa trasformazione, del vostro cliente va presa in considerazione. Naturalmente le aziende devono a loro volta riorganizzarsi, capire come funzionano l'online, no? Capire la loro presenza online. Tanti consumatori che vengono a comprare delle cose, prima guardano i prezzi online, questo vale anche per i ristoranti, gli alberghi, cioè ormai quasi nessuno viene al ristorante e guarda l'insegna o il menù che ha preso fuori, no? Allora, tutta questa, le aziende sono presenti in questa cosa, se no, qui c'è un grande potenziale di valore. L'ultimo punto è finito. Io voglio ridare la parola, però se no mettiamo troppa carne al fuoco e siamo un po' già fuori con i tempi. No, lasciamo dopo, adesso così, tanto poi dobbiamo sbrigarci che abbiamo delle parti che organizzate. No, invece coinvolgo brevemente il Presidente, insomma, mi scusi se... No, la voglio coinvolgere invece perché ha raccolto, lui visto che sta segnando molte delle cose che stanno dicendo i nostri interlocutori qua, ma soprattutto queste ultime cose, sta cambiando il consumatore, quindi bisogna un po' anche adattarsi nuovamente a queste esigenze, fermo restando che io mai piegherò, rinuncerò a una mozzarella di bufala piuttosto che andare da McDonald's, naturalmente, insomma. Però è vero quello che diceva Runani, giustamente, cioè la fotografia cambia il consumatore, quindi le imprese, la FIBI, tutti quanti devono mantenere il passo, forse senza eccedere, perché dobbiamo tutelare i diritti. Certamente le considerazioni del professor Rulani impongono delle riflessioni, anche se il professor Rulani incanta, l'abbiamo visto anche a Kiev, ha fatto una lezione sulla innovazione, è che il problema delle imprese è trasferire queste idee in azioni di carattere gestionale, insomma, perché quelle che sono le valutazioni che ha fatto sono certamente tutte considerazioni importanti. Cioè, siccome vale l'intanto una domanda che è cambiata, gli investimenti che rendono, se sapessimo che forse fossero gli investimenti che rendono, professore, sarebbe estremamente facile, ma queste sono tutte interrogativi, riflessioni che pongono certamente qualche riflessione, perché una situazione di questo tipo non può essere solamente gestita cercando di limare il posto del lavoro, perché è una soluzione parziale, insomma, il problema di gestione aziendale è molto più complesso, il consumatore oggi più attento, più informato, più competitivo, che ha degli strumenti anche di acquisto molto diversi rispetto al passato, gli effetti della comunicazione, ma anche del
della strumentazione ICT tecnologica che ha accorciato quelli che sono le modalità di rapportare, che sono il mercato, sono tutte opportunità, saperle prendere e trasferirle nello specifico del pubblico esercizio è certamente una cosa molto più complessa, e sull'ICT probabilmente c'è anche probabilmente il tema più importante di una diversa comunicazione della nostra offerta, quindi una diversa capacità di attrarre una nuova domanda. Quindi Rulani sembra ascoltare con attenzione, poi le sue cose vanno riflettute, meditate, e le sue lezioni a cui partecipo sempre con loro di sono sempre anche un accrescimento di carattere culturale, una professione assolutamente utile. Grazie, tra qualche minuto le do la parola. Molto velocemente, un rapido giro conclusivo. Voglio coinvolgere Martone per quanto riguarda il turismo. Io ho qualche perplessità, perché abbiamo detto all'inizio del dibattito, del nostro incontro, il turismo è una risorsa straordinaria, insomma, lo è nel mondo ancora di più per noi, che siamo un bel paese. Però mi lascia perplesso quello che si sta facendo, al di là appunto di quello che può fare appunto una singola federazione, una associazione di categoria, mi lascia perplesso quello che sta facendo un po' il governo, cioè la strada che stiamo intraprendendo. Io mi trovo da consumatore e da utente mi trovo un po' confuso. Da una parte parliamo di spiagge, di concessioni, di vendite, dall'altro censura, vabbè, io continuo lo stesso, vado avanti. E da una parte abbiamo queste cose, dall'altra poi leggo oggi, per esempio, leggo sulla... Niente, lo stesso, vabbè, ci sentiamo lo stesso. Leggo sul giornale, per esempio, che lo Stato sta ricomprando, ha ricomprato l'isola di Modelli in Sardegna. Ho l'idea, ho la sensazione che stiamo un po' annaspando, perché invece abbiamo bisogno di partire bene, soprattutto investendo tantissimo. Una domanda di questo tipo veramente richiederebbe molto più tempo, non so se ne ho le competenze, però due piccole considerazioni per quello che riguarda Budelli. Beh, io quando sono cresciuto mi ho fatto l'idea della politica nella quale la politica guidava e non seguiva. L'acquisto dell'isola di Budelli, da quello che capisco bene, è dettato da una politica che va incontro a dirigenti che non guidati appunto si opponevano alla privatizzazione, no? È classico del nostro paese, vi ricordate la privatizzazione dell'acqua? Ho fatto un referendum contro la privatizzazione dell'acqua dicendo non si tocca i beni pubblici, quindi l'acqua si spreca, e quel referendum ha tolto le norme che ci obbligavano a fare gli appalti europei per la privatizzazione dei servizi pubblici locali, e dicendo che hanno un problema giuridico grandissimo. È un dramma perché quell'acqua si perde nella nostra rete idrica, le società non fanno produttività e questo non funziona, e questo andiamo al turismo. Riguardo al turismo non ho le competenze, però una cosa è questa: in un mondo nel quale tu competi globalmente, nel quale appunto tu devi attrarre le persone, anche perché purtroppo la domanda mondiale, come sapete molto meglio di me, si sta dividendo, no? Sta scomparendo la classe media, sarà un grande lusso oppure il turismo di massa. Noi riusciamo a l'Italia con campagne pubblicitarie che vengono fatte da ciascuna singola regione. La competenza per il turismo, per un errore che è stato fatto, si è fatta la modifica del titolo quinto documento, è tutto un errore per il titolo quinto, si è data la competenza alle regioni, così che noi in Italia pubblicizziamo l'Italia con una campagna che magari faccia una pubblicità durante il Super Bowl, la più difficile che viene data in America, ma facciamo tante minuscole iniziative. Tutti sono d'accordo che il titolo quinto è sbagliato, nessuno modifica il titolo quinto. La politica potente, io mi ricordo che la politica era fatta per guidare, non per inseguire l'elettorato, e che si poteva fare l'elettorato, si poteva anche inseguire. Io in questo momento ho governato e vi assicuro che governare in questo momento è una cosa, se decide di governare, difficile e brutta, perché ci sono sempre meno risorse e sempre più problemi. Chiudo. Riprendo l'esempio di Rullani per quello che riguarda il surf. Io in altri eventi, oramai abbastanza lontani, surfavo. Ecco, per surfare c'è una cosa fondamentale: capire dov'è il punto di rottura e quindi prendere l'onda al momento giusto, altrimenti l'onda passa, non la prenderai mai. Ecco, io credo che il tema sia quello di prendere l'onda al momento giusto. Il Presidente mi sembra che
cosa vale per il turismo. Signori, e chiudo, l'Italia è il secondo paese al mondo su internet, noi riusciamo a fare meno turisti di quelli che fa la media. Noi riusciamo a fare meno turisti della Spagna, e guardate che ci vuole un impegno straordinario per fare meno turisti della Spagna. Chiudo sul turismo una cosa che mi ha sempre colpito: la permanenza media di un turista a Roma è di un giorno e mezzo, è incredibile e non è possibile. E perché questo? Perché vengono, vanno a San Pietro, vedono il Colosseo e ripartono di nuovo, perché Roma è diventata noiosa. Viceversa, sta a posto. È ridicola, però quello che c'è è si offre l'esperienza. Produttività significa che quando un turista arriva a Roma, il tassista non deve proporgli dall'aeroporto al centro di Roma 200 euro e parte la catena perché non vedono l'ora di scappare, ma devono cercare con quei soldi di offrirgli anche esperienze di vita. Per farlo ci vuole la mobilità, per farlo ci vuole la spazio giovani, per farlo ci vuole il lavoro, per farlo ci vuole il coraggio. Quello che mi sembra avete dimostrato in questo momento così difficile per la vostra associazione è quello che spero di consentire di fare. Le onde globali di cui parlava Giuliano. Buona fortuna. Grazie. È stato un ci aspetta la terza onda e poi vogliamo sentire tutte le conclusioni del Presidente Soffani. Chi è che non funziona nel turismo? Questa splendida risorsa che abbiamo, perché non riusciamo a renderlo così redditizio? Credo che il dato principale sia un contesto amministrativo che il turismo sembra essere intenzionato a uccidere e a promuovere. Noi ci siamo soffermati fatalmente sul versante delle regolazioni lavoristiche, ma se immaginiamo il resto degli interventi intrusivi, dissuasivi, defatiganti, credo che da un lato. Dall'altro credo che sarebbe importante anche sul versante delle associazioni di rappresentanza del turismo, non soltanto su questo versante sindacale, nel quale davvero hanno in questa circostanza dimostrato un limpidissimo coraggio, ma anche nella quotidianità progettativa delle città, prendere atto che troppi interlocutori non hanno la lucidità che essi inesorabilmente hanno e prendersi la responsabilità di guidare il processo delle decisioni. Il deficit più terribile che si è visto negli ultimi anni è proprio della capacità di visione strategica delle amministrazioni. Se noi chiediamo ai sindaci qual è l'idea che si hanno della città che sono chiamati ad amministrare nel 2020, balbetteranno, incespicheranno, sdrucioleranno in banalità. Sono ossessivamente prigionieri di uno stanco quotidiano fatto della ricerca disperata dell'ultima gruppa da danzare in un quartiere ormai diversificato. Io credo che la capacità progettuale, la capacità di intelligenza strategica che gli uomini e le donne della città hanno debba diventare anche in qualche modo in una logica di vera sussidiarietà. Cioè, se gli stati generali non sono più capaci di farli, i sindaci devono incominciare ad essere promossi dai commercianti, dagli operatori turistici, dagli operatori dei pubblici esercizi, i quali hanno una vocazione culturale in questo senso molto più sofisticata di tanti amministratori. Troppi amministratori di fronte, come dire, alla città poco popolata rispondono coassata. Io invece ho l'impressione che per assurdo un po' di politica culturale seria, fatta non soltanto per elevare gli animi, ma anche per rimpinguare identità e sicurezza economica e sociale delle nostre cittadine, come dire, la città sappia autenticamente esprimerla. In fondo, proprio qui a Venezia abbiamo un felice esempio di questa costruttiva abilità, perché il nome di due artisti sublimi è insieme anche il nome di due, come dire, oggetti per il palato sublimi, Carpaccio e Bellini. Ecco, io credo che la Vipe abbia, come dire, questa eredità di saper mixare felicemente la cultura dei maestri del Rinascimento, sapendoli trasformare ogni giorno il piacere quotidiano di quella buona mangiata prima e dopo la quale il Bellini e il Carpaccio aiutano a sapere che la vita va vissuta e va vissuta bene e si è in modo. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.
rinunciano in parti per la saga, no? Poi ci ricordiamo. Allora, io sono in debito con Rullani, aspettiamo Luna, però che sia molto breve perché qui ha sentito, ha sollecitato i nostri appetiti. Le passo qui. Vorrei dire innanzitutto che queste onde, tra virgolette, come le chiamiamo, cioè questi valori potenziali che stanno nella situazione della crisi, della transizione che sta davanti a noi, sembrano lontani, ma non sono lontani. Sono vicini a noi, in un certo senso, fanno parte del nostro business. L'azienda che in qualche modo, mentre tutto il mondo cambia, come diceva il Presidente, sta ferma, è evidente che sta dalla parte sbagliata. Certo, muoversi è rischioso, c'è con i soldi, forse non si guadagna subito, ma proprio perché il mondo è in movimento, ci sono grandi potenzialità di guadagno. Faccio un esempio banale per rendere l'idea. Allora, c'è l'online, no? Tutti noi... Un ristorante ha i suoi clienti, ha la sua enorme sensazione. Ebbene, ci sono alcuni ristoranti che abbiamo studiato di recente, no? Che hanno detto, ma perché noi produciamo solo per i clienti che hanno il tavolino qua, che vengono qua a sedersi? C'è un sacco di gente che nella, in una città grande, no? Uno spazio di 20 km, c'ha il tavolino a casa sua, o il tavolino da qualche altra parte, e che gli possiamo portare in tenanza, basta avere un sistema logistico e portare. Allora uno che ha 100 tavoli può avere 1000 clienti invece di 200. E questo qui significa che naturalmente, naturalmente è una roba complicata, non è che non si fa domattina, ma capite il potenziale, una volta non si poteva fare, perché una volta la comunicazione, no, a distanza non c'era, la capacità di gestire il sistema c'era. Allora, questa mobilità della domanda va sfruttata, e naturalmente va sfruttata facendo anche l'investimento, questo in, dipende anche dagli uomini che sono le aziende, e questa è una risposta delle associazioni, perché devono mettere questi uomini a contatto con innovazioni possibili, non impossibili, ma certo da mettere alla prova e da prendersi il rischio dell'innovazione, però sono innovazioni a cui si può guadagnare. Un altro cambiamento importante, per esempio nel vostro campo, qui vengo la terza onda, è la terza onda che cos'è? È quello che noi chiamiamo world making, creazione di mondo. Cioè, oggi il valore non si va vendendo un prodotto o servendo un pasto buono o prendendo un caffè eccetera, ma si va creando mondi. Perché? Perché il cliente non ti chiede un oggetto buono, un oggetto di qualità intrinseca, ma ti chiede di stare in un'atmosfera, in un significato, in un problema identitario, come parlavamo anche del turismo, no? In cui lui si sente, no? Appagato, perché fa parte di quel mondo. E allora la creazione di mondi è una creazione di identità e anche di ambienti che non comprendono solo il caffè, non comprendono solo il pasto, ma comprendono anche il mondo, no? Per esempio, facciamo un esempio, nel campo della ristorazione e anche dei bar, noi sempre più assistiamo a librerie che fanno il bar dentro la libreria. Perché? Perché la gente sta in libreria, parla, o anche più c'è, che fanno il parla, fa, e alla fine si prende anche il caffè. Quel caffè fa parte dell'ambiente della libreria. Oppure ha negozi che hanno vicino al negozio il ristorante. Perché? Perché il ristorante, il negozio del Made in Italy, attira persone che poi vogliono il Made in Italy in cucina. No? Vedete come? Cioè si valorizza, come dicevamo prima, l'esperienza. L'economia del world è la creazione di un mondo in cui il cliente viene e ti paga, ti scegli per il mondo che ti dà, il mondo vuol dire l'ambiente, il mondo vuol dire significato. Allora, moltissime aziende possono fare passi avanti nel loro modello di business. Per esempio, se fanno un marchio, per esempio, se questo marchio lo diffondono e lo comunicano in vari modi, che racconta quel ristorante, racconta quel bar, racconta quel quartiere, nella letteratura, nei film, nei servizi televisivi, no? E questo racconto degli spot pubblicitari, e questo racconto, no? Poi in qualche modo viene a dire il cliente nuovo che prima non ci veniva, perché non sapeva nemmeno che c'era quella cosa, e che vuole assorbirsi poi il significato dello stare, del suo stare lì. Quindi c'è tutto un processo, come possiamo dire, no? Di creazione di significati e di marchi, che poi può diventare, per esempio, anche un processo di moltiplicazione del business. Se voi fate veramente un franchise, quando un marchio si è affermato in una città, la gente risponde, ma perché non fanno in 100 città? La
naturalmente uno può dire, ma io non ho l'energia, la forza, la possibilità. Bene, facciamo una rete, un altro imprenditore. Io dicendo il mio marchio, costruiamo insieme l'assortimento, no? E vedete, questi sono tutti processi che non sono lontani dalle imprese, sono vicini, naturalmente richiedono quel coraggio di stare sul futuro, di avere fiducia nella propria identità, nella propria immaginazione. E in questa logica anche i richiami a me, alla loro cucina, alla loro gastronomia, fanno esattamente parte di questa parte, di questo discorso. No? Lì si tratta di creare mondi, significati, no? E questi significati poi informano la filiera. E quindi c'è il ristoratore che vende un certo tipo di cibo che crea poi a monte, non lui ma gli altri che lavorano dentro quella filiera, che crea una filiera per quel cibo, per quel tipo di cibo. E questa filiera ha bisogno poi della sua certificazione, ha bisogno della tutela sanitaria, ha bisogno di quella regolazione che è stata richiamata, di quella legalità che è stata richiamata, che è utile perché crea valore, e non quella regolazione stupida che semplicemente paralizza tutto senza che ci sia un motivo. Quindi anche lì la ricerca di legalità deve essere una cosa diversa dalla ricerca di regole, perché le regole possono essere stupide, possono essere inutili, possono essere paralizzanti, possono servire a premiare la burocrazia, un mondo tangentizio che è vissuto vicino alla politica. Invece noi abbiamo bisogno di regolare le cose che creano valore. Una delle cose importantissime è la trasparenza delle filiere, la tracciabilità, la certificazione anche dei marchi e quindi dei significati, no? E questo fa parte, ho finito, questo riscoprire come sono gli significati e anche la traccia per ricostruire città. Perché la vita delle persone, nelle loro vita, sta nelle città. Le persone vivono in aereo, no? Vivono nelle città. Allora le città le abbiamo distrutte, ma non le hanno distrutte se per i supermercati, come spesso si dice in questo caso, no? Non le hanno distrutte, le ha distrutte. Possiamo dire, la nostra incapacità di essere generatori del nuovo, di progettare un nuovo modo di vivere. Abbiamo continuato a pensare che il modo di vivere fosse sempre quello e poi chi c'ha più chilo a testa e testa là. Risultato, la gente oggi va in centri commerciali che non sono città, no? Non va più nelle città dove stavano i vecchi commercianti e noi abbiamo distrutto un tessuto di vita che oggi dobbiamo ricostruire. Questa è una grande occasione, ricostruiamo le vecchie città. Però mettiamoci dentro questa capacità di world made, non solo di vendere un caffè buono o un ristorante di qualità. Io le prendo la parola perché ho visto che il presidente Stoppani segnava tutto, ma ha finito i fogli, quindi adesso dobbiamo lasciarci qualcosa per la prossima assemblea, naturalmente. Allora io vi chiedo ancora un attimo di pazienza, sentiremo tra poco le conclusioni del presidente Stoppani, invece. E adesso voglio dare con molto piacere la parola alla signora Camilla Bacco di Olbia, come potete facilmente immaginare, è un esempio bello di un bel paese questo, stiamo pure, tanto adesso le diamo il microfono, perché forse alcuni di voi lo sapranno, altri no, nonostante i danni che ha subito, è riuscita a darci un esempio di altruismo perché ha messo a disposizione il suo locale, il suo lavoro, la sua passione e quindi direi di accoglierla veramente con un applauso. Persone, nel solo comune di Olbia, 16 di tutta la Sardegna, tra cui
due bambini. Questo è sicuramente il dato più triste su cui potremmo stare a discutere per ore e fare analisi più o meno profondamente, ma quelle vite umane non ci verranno mai restituite. Purtroppo a causa dell'incuria degli uomini questa città è cresciuta in maniera disordinata, caotica e in molti casi al limite della vita. Girare però in questi giorni nei quartieri colpiti dall'alluvione mette i brividi. Decine e decine di abitazioni distrutte, tutto quello che si trova al loro interno, rovinato per sempre, accatastato lungo le vie piene di fango, in attesa di essere portati nei luoghi di raccolta, che a loro volta sono diventate montagne di rifiuti e carcasse di ingegno. Anche la tonda dei danni è una verità particolarmente imponente. I primi dati hanno quantificato circa 3.000 immobili danneggiati. Di questi, circa 1.000 sono attività commerciali, pubblici esercizi e non solo. Artigiani e liberi professionisti, pure in questo caso sono tantissimi operatori che hanno perso tutto. L'alluvione non ha fatto sconti e differenze. I settori colpiti sono particolarmente tutti, dai bar e ristoranti, alle televisioni e attività commerciali, fino al caso emblematico di una struttura ricettiva che ancora adesso ha 10 metri di acqua dentro, e su due piani. La prima stima dei danni li ha quantificati intorno ai 2 milioni di euro. Questa è forse la tragedia, l'unico aspetto incredibile, la solidarietà. Sono centinaia i volontari della tutta Italia, sono accorsi ad aiutare chi ha bisogno. Chi ha strutturato in organizzazione di libero cittadino ha sentito la necessità di mettersi a disposizione fin dai primi momenti, fino ad arrivare a studenti che armati di scope, stivaloni, hanno dato un contributo importantissimo. Così come hanno sentito la necessità di distribuzione tantissime imprese nell'ospitale che avevano perso la casa, alberghi, villaggi, per i prezzi, operatori che senza esitazione hanno messo a disposizione attrezzature, beni di prima necessità, servizi. Io stessa ho subito attivato i miei fornitori di beni alimentari, ma non solo. Abbiamo attivato un presidio in via Ogliastra, nostra sede ad Olbia, e lì già solo ieri, prima di venire qua, sono passata a salutarmi, c'erano circa 80 ragazzi che alcuni gruppi sono venuti da Sassari, da Olbia, hanno messo a disposizione i loro furgoni che sono arrivati pieni di merci di ogni genere. La gente cosa chiede? Chiede di essere liberata da fango di ogni genere, chiede sivarini, io stessa sono andata porta a porta, perché se non ha bisogno, abbiamo dei generi alimentari, abbiamo bisogno di essere liberati da affango, scope, stracci, sembrerà banale, ma sono quelle le cose che chiedono. Qualcuno, perché noi siamo un popolo che non chiediamo, molto dignitosamente, diciamo, ma guardi, forse la famiglia vicino ha più bisogno di me. E allora, noi no. Chiediamo, non ci piangiamo magari in silenzio, perché siamo un po' dignitosi, un po' pudici, cosa facciamo? Ci rimbocchiamo le maniche, non ci tiriamo i cappelli. Cosa pensiamo però al nostro futuro? Dopo tutta questa emergenza, pensiamo si lasceranno soli. Che cosa ci aspetta? Ancora non è ben definito. Siamo in una fase in cui tutti ci promettono sostegno in ultima linea condizionata. Tutto questo a parole, ora verremo ai dati concreti, noi abbiamo idee chiare, vogliamo ripartire, in questi primi momenti abbiamo cercato di risolvere con le nostre forze, è durissima, ciò in cui abbiamo adesso solo certezze, vogliamo certezza che lo Stato sia, continua a rimanere, adesso c'è lo Stato, ma che continua a rimanere al nostro fianco per riuscire a superare l'emergenza, certezza che nei prossimi mesi gli interventi a favore degli imprenditori provvedano al rinvio di scadenze fiscali. Qualche banca ha dato questo annuncio, tipo Unicredit, dicendoci che verranno rimandate le rate dei mutui, ma a breve avremo scadenze a novembre, scadenze a dicembre, le conosciamo tutti perché siamo in questo settore, abbiamo bisogno che questi vengano rivisti in tempi brevissimi perché vogliamo certezze. Certezza di poter accedere senza nessun tasso ostacolo a finanziamenti o contributi che lo Stato vorrà riconoscere a chi è stato colpito dall'alluvione. Come vedremo, come vedete, non chiediamo grandi cose, non chiediamo nulla, ma la possibilità di ripartire, perché la tenacia di alcuni di noi sardi, che la chiamiamo testardaggine,
e cerco di dire sempre che forse anche per motivi storici siamo sempre pronti a ripartire, perché sento, io sono al centro del Mediterraneo, siamo veramente stati al centro di assalto, no, Sardegna. Questa volta è arrivata dal cielo e bisognerà che veramente ci buttiamo le mani, ma col vostro aiuto, con l'aiuto di tutti, siamo certi, ce la faremo. A ritrovare la normalità, far sì che la Gallura, tutta la Sardegna e Olbia possa essere pronta ad accogliere per la prossima estate il turismo, perché purtroppo ci sono, dobbiamo pensare anche alla stagione estiva. Noi quest'anno qualche impresa si ha ripreso un pochino a ripartire, perché qua non siamo lontani dalla crisi economica, ma siamo in crisi economica e qua si è raggiunta questa attacca. Grazie veramente un esempio, io credo che finché avremo delle persone così questo sarà sempre un bel paese, quindi grazie a voi per l'esempio che ci date. E Presidente, le conclusioni sono le sue naturalmente. Conclusioni brevissime, perché anche il tempo. Innanzitutto grazie ancora a lei e ai relatori che ci hanno onorato con degli interventi di grande qualità. A Gavina Marco ribadisco che FIT per quello che può fare vicina, ho apprezzato l'orgoglio di dare il suo intervento e su questo troverai certamente FIP su quelle che sono evidentemente le capacità e la forza che possiamo rappresentare, siamo vicini a un territorio fatto di persone per bene come certamente lo sei tu. Oggi abbiamo sentito riflessioni di carattere politico dove giustamente il professor Bartoli dice che con un richiamo alla buona politica quando dice non ancora l'elettorato, ma la buona politica è quella che deve governare e decidere. Io spero che queste situazioni di grande sofferenza porti anche un approccio migliore verso questi passaggi. Abbiamo ricevuto riflessioni sui temi di lavoro, che erano quelle che ci preoccupano, che sono l'emergenza del nostro settore, dove ho trovato molta consolazione perché ho visto che la scelta forte, il segnale che è andato è stata condivisa, è stata considerata giusta, al di là del coraggio che abbiamo fatto nell'esercitare. Abbiamo ricevuto dei buoni consigli, guai a crollare la linea del piano, diceva il professor Sarni, eccetera, e con una lotta agli automatismi. Abbiamo ricevuto anche elementi di speranza, perché di solito le disdette portano bene, abbiamo anche avuto delle idee da sviluppare, quando il professor Rulani ha fatto un richiamo alla condivisione dei rischi, il rischio dell'innovazione con la prospettiva anche di retribuire in un modo diverso anche perché sono i risultati del rischio imprenditoriale. Abbiamo ricevuto anche delle battute, nel negoziatore seduto e nel negoziatore fottuto vuol dire che saremo in piedi per portare avanti le nostre trattative. E l'altra riflessione è invece più importante è sull'utilità o meno di avere ancora il contratto per il nazionale di lavoro, quando il 6% dei lavoratori americani sono privi del contratto. Abbiamo ricevuto lezioni di economia da parte del professor Rulani, in particolare questa situazione di crisi che va gestita certamente cavalcando le tre onde che lui ha citato, all'interno delle quali è più difficile da prendere è quella che consiste nella capacità di generare del nuovo un settore evidentemente che fa dalla tradizione anche elementi essenziali della parola aperta. Per cui la conclusione è che speriamo di superare quantomeno le onde anomale, di saper cavalcare le onde corrette, finché, perché sono le buone cose che ha citato dal punto di vista gastronomico, quindi richiamo a Bellina e Campasso, possono essere continuamente offerte con la qualità, la serietà e la passione che caratterizza il nostro lavoro. Grazie. Sto scherzando, possiamo andare a pranzo. Grazie a tutti.